Cari disgustosi, avete sofferto abbastanza? Vi è piaciuta questa intro completamente muta per entrare nel mood, per concentrarsi, per trovare se stessi? E senza ulteriori indugi, io andrei a alzare il sipario sulla nostra schermata di i volti dell'onore e a presentarvi e introdurvi i nostri graditissimi ospiti di oggi. Ed eccoci qua, signori. Potete parlare, non siamo mai stati mutati. Quindi, Ah, oh, giusto. giù con le chiacchiere, Quanti giù con i complimenti alla saluti. sprovvista. Buonasera, buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti. Allora, adesso però mettiamocelo una base soft, giusto per... Sennò Giusto per troppa illuderci che serietà. stasera ci divertiremo quando siamo tutti coscienti che oggi si proverà soltanto dolore fisico e Dolore. mentale. Io l'ho detto prima a Marta e Pedro, se si dovesse mettere male male, io ho una wakizashi, quindi faccio quello che va fatto. Sono attrezzato pure io, tranquillo. No, è soltanto il mio onore, mi spiace, non ho katana, non posso. Stai mangiando dei L'onore vale più di una katana. Sto mangiando un porco L'onore è d'oro. tesoro dell'acciaio, ci hanno insegnato, E tutti sono in grado di no? brandire A una quanto spada, non pare. tutti sono in grado di brandire l'onore. Lo scopriamo stasera, guarda, proprio il tema. Adesso lo vedi, adesso vediamo se siete più bravi a fare una o l'altra cosa o tutte e due. Che malo, Aia, sarà che male. interessante. Aia. Intanto chiediamo alla chat se ci sentono, ci vedono bene. Io chiedo sempre conferma che qua è un attimo che ti sfugge qualcosa e... Però non hanno detto niente per... negli ultimi 2 minuti o ci vedono bofonchiare da un po'. Ci si sente bene, ottimo, ottimo. Tutto a posto. Tutto a posto, si sente Volano bei bene. commenti sul kimono di Sam. Bellissimo. Sembra un po' un accappatoio, eh? Quello che passa al convento. È un kimono comunque. C'è anche un simbolo giappo-cinese da qualche parte. In questo io rientro nel... Mi ritiro nel mio angolino Kitsuki e lascio assolutamente le redini di tutto al buon Musta. Cercando di non ustionarmi con un tè che va ben oltre i 100 gradi. Eccoci qua. Allora, possiamo partire anche così, senz'altro. Quindi direi: se mi vedete guardare il cellulare, è solamente perché qua sopra c'è un pezzo di avventura. Quindi non sto facendomi gli affari miei, sappiatelo. Questo qui È è giusto, è la ruota giusto. della discordia della leggenda dei 5 anelli che mi serve per sapere come rovinarvi la serata. E quindi devo ogni tanto sbircio il cellulare. Non sono sicuro che questa cosa mi piaccia. Allora, intanto direi vale la pena di ricominciare la creazione del personaggio. No, sto scherzando. Sei UE non sono bastate. Che No, bello. direi vale la pena di prendersi 3 secondi per sapere se avete qualcosa da dire sulle schede. Immagino, dico a voi perché immagino che le schede non siano state distribuite, quindi nessuno le avrà ancora viste, però possiamo anche poi farlo se serve. Se avete qualcosa da dire sulle schede, se avete qualcosa che vi è rimasto impiantato qua dalla creazione del personaggio, questo è il momento buono per dirlo, così ci prendiamo 30 secondi per chiudere. Dopodiché direi che possiamo partire direttamente. La partita dura. Allora, abbiamo fino al mezzanotte, no, quando è che ora vuoi staccare? 11 e 11 e mezza, mezza, leggermente benissimo. comodi. Perfetto. Diciamo 11 e mezza, io sono sempre molto lungo, quindi farò attenzione. Come ti capisco? Sono tremendo. Quindi la partita, vi do solo due note sulla struttura. La partita è una sorta di introduzione alle 3 sessioni successive. Quindi sarà parzialmente autoconclusiva, ve lo dico perché la partita ha un arco, quindi ha un arco e una forma un po' particolare, quindi ve ne accorgerete poi giocando. La sigla, perché sapete che io ho la fissa della sigla, la facciamo sperando che vi piaccia come oggetto, io la uso molto, quindi di solito la faccio. La sigla è un po' particolare, quindi vi spiego prima come funziona, così capiamo tutti che cosa fare esattamente come farlo. Dopodiché direi, in realtà, l'unica cosa che può essere utile, è segnarsi i nomi, perché
se volete, perché di solito li metto su una chat, ma qui non saprei come fare, quindi se qualcuno vuole segnarli, cioè segnatevi i nomi, non ce ne saranno tantissimi, non ho voluto distruggervi con una pioggia di nomi rokugani, sennò vi avrei strangolato, avrei reso difficile la cosa, però vabbè, qualche nome ci sarà, perché, dato che non stiamo parlando, si chiamano Piero e Giorgio, forse è meglio se prendete giusto due nomi. Sulla sigla, io ho una versione facile e una versione difficile. Io vorrei fare la versione difficile, dato che mi trovo in un consesso valido, quindi vorrei fare la versione difficile è difficile. Ok. Quindi se vi sentite pronti all'esperimento, io... Marta si è illuminata, non so perché. Non vedeva l'ora. Mi piacciono le sfide. È veramente curiosa, sta lanciando un hype pazzesco. Siamo forse dei pusillanimi. Non saremo mai pronti, ma non saremo mai... Bene, mi piace questo approccio, mi piace molto. Quindi ci contavo, in realtà, speravo che mi si buttasse a terra dicendo no, dai, facciamo quella facile, sarebbe stato un po' triste, però vabbè, ci poteva fare, era carina anche quella facile, ma quella più divertente. E appunto, vi lascio un attimo, ditemi voi che se avete qualcosa da chiedere sulle schede prima di iniziare, non vi preoccupate del regolamento. Io tendenzialmente, Sam, te l'ho detto, me la gioco, cioè cerco di spiegare un po' tutto in modo che sia abbastanza chiaro. La prima sessione è fatta anche apposta per questo, per dare a voi un po' il metro su cui muovervi. Ci sono tantissime parti in movimento, quindi non vi preoccupate tanto delle regole, vi aiuto su questo, e in più sarei abbastanza per spiegare tutto, però ditemi voi anche il livello, se vedete che a un certo punto vi siete rotti le scatole di sentirmi spiegare cosa è successo esplosivo, mi dite passa oltre. E con questo ditemi se avete qualcosa, se no per me possiamo anche partire in troppo. Io sono pronto. La mia scheda pronto a non essere pronto per la sigla. Benissimo. Esatto. Vi ricordo che la sigla è dopo la prima scena, però partiamo subito con una questione. Allora, vi do un minuto dopo che dico il titolo, per concentrarvi sul volto del vostro personaggio. Non sul corpo, non sull'armatura, non su dov'è, non su cosa sta facendo. Solo ed esclusivamente l'espressione del vostro personaggio. Che cosa ha in faccia? Che cicatrici ha? Che segni ha? Che colore della pelle? Quali sono gli elementi curiosi? Quali sono gli elementi più tradizionali? Quali sono le particolarità dello sguardo? Come ti torce la bocca? Di che colore ha i capelli? Di che colore ha gli occhi? Quindi gli elementi. Quindi vi do un minuto per concentrarvi sul volto del vostro personaggio. Ok, ve lo dico adesso, così siete pronti e potete preoccuparvene. La sigla è concettualmente quella di Orange is the New Black. Ok. Quindi voi dovete descrivere solamente il volto del vostro personaggio. Okay. E il volto del vostro personaggio deve dirci qualcosa. Ok, io descrivo un personaggio per aiutarvi. Perché io arrivo preparato, quindi non vale. Per aiutarvi, arrivo descrivendovi un personaggio prima di ognuno dei vostri. Ok? Così vi do tempo di respirare tra un personaggio e l'altro. Mm-hmm. E vi dico anche che l'ordine in cui i personaggi vengono descritti sono Pedro, Samu, Marta e Matt. Ok? L'ordine di descrizione dei personaggi è questo. Quindi io descrivo un personaggio per voi, che rappresenta una parte della storia del vostro personaggio che mi avete raccontato voi, e poi voi potete descrivere, ok? Potete spaziare, non potete spostare l'inquadratura. Cioè, se ve la ricordate, l'inquadratura di Orange is the New Black è così. Ok, perfetto. Okay? Prima, se hai una sigla in senso fisico, cioè se hai una canzone da GM, giramela che mi preparo. Ti ho girato in chat qui su non so dove siamo. Su StreamYard. Perfetto. Devi loopparla perché dura molto poco, quindi... Yes. I volumi, io non la sento, quindi io vado a braccio. Qui. Se volete vi faccio una stanza Watch Together al volo. Come comodo. Perché no? Non so neanche cosa sia, quindi. È un sito che permette di vedere tutti insieme lo stesso video YouTube. Quindi possiamo sentirla tutti. Sei andato a orecchio, quindi. Bello, non sapevo che esistesse sta roba. Sì, molto comoda per le soundtrack dei giochi di ruolo principalmente. Non so prima cosa ci facessero. Penso convention sui gattini.
Tra l'altro io mi ero flashato che la sigla non fosse solo in stile Orange is the New Black, ma anche con la stessa canzone. Quindi... No, non si può. Ci avevo pensato, ma sarebbe stato troppo forte. Poi finiamo a parlare di donne in carcere, non funziona. Ah, ok, dici... finisce male. Allora. Tipo, Catarina è troppo forte, è troppo forte. C'è rimasto con la sigla di Friends. Avete su StreamYard il link Watch Together ed è tutto pronto. Perfetto. Non dovrei aver distrutto niente in live. Spero che abbiano continuato a vederci. E che continuano a vederci anche adesso. Non vedano tipo il mio desktop o cose. Nel caso, benvenuti sul desktop. F in chat. Ma che storia. È per Amusta sei nero. Non so se questo. Lo so, torno subito di lì. Purtroppo. Attenzione. Cosa è successo? Rieccomi. Come un'ombra la notte. Ma continuerò a posizione aspetta. Di finestra continuerò sì, dovete darmi mezzo secondo che riesco a riprendo il controllo di me e... certo allora regolatevi il volume ognuno per sé, tanto sono autonomi, non toccate mai il play o lo schermo perché funziona condiviso per tutti, invece il volume ognuno al suo. Ora sempre pausa, ok, però maledetti. tranquilli che abbiamo ancora qualche secondo. Avete un minuto per pensarci, poi iniziamo la scena, non iniziamo la sigla, questa è la carognata. Oh. Una domanda, può anche essere una scena del futuro possibile oppure no? O di uno dei futuri possibili? Allora, secondo me, secondo me dovete riuscire ad esprimere, almeno in questo primo giro, dovete riuscire a esprimere il personaggio attraverso il volto, perché la partita si chiama I Volti dell'Onore, quindi dovrete per forza descriverci un volto. Non ci impazzite, ragazzi, basta avere che abbia un naso, due occhi, una bocca, più o meno l'abbiamo portata a casa, non ci diventate adesso carino, ma senso, non ci ammazziamo. Ok, avete un minuto, poi inizio con la scena. I Volti dell'Onore. Coraggio. C'è un rintocco di legno contro una roccia e all'ombra di un albero, sotto la luce della luna piena, una piccola canna segata batte mentre l'acqua cola. C'è un samurai in ginocchio, in silenzio, che guarda la luna. Le sue vesti sono verdi e guarda verso il cielo come se fosse perso in una meditazione, come se stesse cercando di comprendere qualcosa che non gli riesce di comprendere. E accompagnato dal rumore del vento, toc, 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 toc. Lo stesso rumore è nelle orecchie di un altro uomo, molto lontano. Toc, toc. Il rumore è quello di un enorme tetsubo, una mazza di legno borchiata di metallo, che colpisce l'armatura semidistrutta di una strana creatura
che ormai ha completamente perso la pelle. Restano solamente le ossa con attaccate dei brandelli di carne e quella che un tempo era l'armatura di un samurai. Toc! È lo stesso rumore del legno contro la roccia. Toc! È la stessa concentrazione del samurai che guarda la luna. E un istante dopo, i rumori della battaglia travolgono la scena. E tutto attorno a voi, la gente urla, c'è il clangore delle spade, ci sono fiamme levate da Shugenja che scagliano le loro invocazioni contro creature che in questo momento si arrampicano dall'altra parte della muraglia, arrivando fin sul bastione a mani nude, piantando le mani nella roccia, mentre dall'alto giovani reclute rovesciano cesti di sassi che piovono su queste creature che rotolano in parte lungo la muraglia e in parte, inarrestabili, continuano la loro ascesa. Il clangore della battaglia è assoluto. Tutto attorno a voi ci sono urla, grida e soprattutto questo rumore di ossa che battono sul terreno, che tanto ricorda quello di una canna che misura il tempo. Nella mischia ci sono fiumi di figure blu, in armatura blu, quasi nera, sempre sotto questa luce della luna che sembra quasi un faro nella notte, e di fronte queste creature bianco latte delle ossa consumate dal tempo e questo viola marcescente della carne che penzola attaccata a quelle ossa, proprio oramai solo per un potente incantesimo che di fatto è una rivoluzione della natura contro l'orrore. E in questa mischia ci sono quattro figure. Le quattro figure a noi note hanno risposto al suono del tamburo, perché dal torrione dell'undicesima torre del muro del carpentiere è suonato l'allarme. Il rumore del tamburo richiama tutti i samurai nella zona, che si dispongono secondo un ordine preciso. Voi due, Kitsuki e Yuchi, siete stati presi in pratica per il braccio dal samurai che avevate a fianco e trascinati sui bastioni, perché non siete a conoscenza delle tradizioni, quindi non sapete come reagire, e quindi è loro compito portarvi sugli spalti assieme a loro a combattere nel giusto modo. E con il rintocco violento del tamburo e il rumore delle ossa sulla battaglia inizia il nostro primo scontro. Alla vostra sinistra c'è l'undicesimo torrione. La muraglia è larga praticamente 15 metri, quindi è una roba mostruosa, è gigantesca. Dalla parte verso le Terre dell'Ombra c'è un parapetto che impedisce alle creature che stanno in questo momento scalando di trovarsi immediatamente a loro agio. Quindi la maggior parte dei samurai in questo momento con le lance sta cercando di spintonare le creature che si arrampicano in maniera naturale sopra le mura. E a destra questo sta succedendo per decine e decine e decine di metri, fino a perdita di vista. Fino in là vedete addirittura un rialzo con un fuoco di segnalazione, e ancora vedete che là dove c'è il fuoco stanno combattendo, vedete le ombre dei samurai e di queste creature che stanno combattendo. La mischia è furibonda quando voi, che siete stati posizionati in una zona dove c'è una strettoia un po' più protetta dagli altri, proprio perché voi due in particolare non siete avvezzi a questo tipo di scontro, improvvisamente vedete una di queste creature porre la mano sopra il parapetto e con un violento strattone tirarsi verso l'alto, e vedete questo volto che ormai per metà è carne marcia
e tutta la parte sotto oramai è solo un teschio, come se fosse stato divorato da una creatura che mangia cadaveri, quindi proprio pulita completamente, divorato forse dagli insetti, e solamente la parte, questo occhio, è quello che resta di questo samurai. L'immagine per voi tutti è sconcertante, perché per un istante voi avete di fronte il destino di chi fallisce e a volte anche di chi riesce, purtroppo, a difendere la muraglia. Iniziativa. Così. L'iniziativa si fa con un tiro di tattica più un anello a vostra scelta, che è l'anello di solito il più forte, oppure potrebbe essere l'anello di cui volete usare l'opportunità. Dato che in questo momento non siete ancora avvezzi al sistema, io vi suggerisco di usare il vostro anello più forte. Ma teniamo il giro Pedro, Sam, Marta, io? Scusate? È uguale, sì, io benissimo, teniamo quello, no. Va bene. Sì, sì, un buon punto. Così non ci sovrapponiamo. Si vedono i dadi? Sì, sì, si vedono. Certo. Perfetto. Se partite con un tiro lo vediamo assieme. Quindi Pedro il primo. Rollato. Dal buon esempio. Grande. Allora, il tiro di tattica è una difficoltà 1. Che vi permette di sommare al vostro punteggio di concentrazione, che avete tutti, tutti i successi che avete fatto. Per contare qual è il vostro punteggio iniziativo. Questo caso, esatto, io ho un successo, un turbamento e due opportunità. Mm-hmm. Allora, i dadi dell'anello sono quelli neri, giusto? Mm-hmm. Okay. Corretto. Allora, un successo, un'opportunità e un turbamento. Quale tieni? Vabbè, li puoi tenere tutti, in effetti, scusa. Ho vaccato. Marta? Vado, anello terra, ovviamente non ho tattica, quindi solo 3 dadi neri. Bello. Un esplosivo con un turbamento. Puoi decidere se tenerlo o no. È normale, tenete conto che tiro di tattica, anche se lo fallisci, semplicemente hai un'iniziativa più bassa. In realtà non c'è una ripercussione aggressiva sul fallimento. Ok, sì. Ok. Per spiegarli, giusto per dare una mano a chi ci sente, se non lo sanno, quella specie di, come si può definire, quelle 3 fiammelline sono un successo esplosivo che permette di ritirare un altro dado. La fiamma singola, il cuore rovesciato, è un turbamento, che vuol dire che il personaggio di Marta è teso in questo momento, cioè teso, ha un'emozione che sta crescendo, adesso vedremo quale, e l'opportunità è un evento positivo che può essere utilizzato per fare qualcosa di collaterale all'azione che si sta facendo. Manca solo Matt. Sì. Quindi faccio attivo R. Uso l'anello dell'acqua, quindi 3 neri. Ammazza. Allora, qui è una scelta tua. Stai agendo molto rapidamente, che può essere una cosa positiva, ma stai tenendo anche tanto turbamento. Quindi agire rapidamente ti costerà in tensione emotiva. Ok, quindi intanto faccio il keep su questi 3, giusto? Ok, corretto. Puoi anche decidere di non tenere, devi tenere sempre almeno un dado, ma puoi anche decidere di tenerne uno solo, per esempio, se non vuoi prendere turbamento. Ok, però in questo caso se tengo il primo e il secondo dado ne ha ritirarne 2, esatto. Perfetto, no, allora vai, giochiamocela la rischiosa, quindi vai. Keep 1, 2, 3. E poi punto esclamativo add invece BB. Ehi, beccato successo almeno. Sì. Allora, vediamo i tiri dal primo. Partiamo da Pedro, che è un giocatore esperto, e quindi ci può descrivere lui esattamente che cosa vede. Lui ha fatto un successo. Lui ha fatto un successo, un turbamento e 2 opportunità. Quindi, sì. L'azione ha successo, tu hai iniziativa? Io ho iniziativa 3. E concentrazione 2? No, è impossibile, concentrazione 2. Sì. 3. Cioè 3 più 1.
4 quindi. Ah, ok, scusami. 3 più 3 più successo. Ok, perfetto. Hai un punto di turbamento e due opportunità. Prima allora, di tutto, sono nell'anello dell'acqua e il turbamento lo prendo tutto perché quella che ho davanti io è la fine che molto probabilmente mi toccherà. Quindi ogni volta che la vedo qualcosa scatta e il primo è proprio è quella tensione che sale per dire no, non finirò così. Ah, bello. Ok, quindi è reazione. Perfetto. Quindi no. E uso le mie due opportunità per guardare se intorno a, per guardarmi d'intorni esattamente per vedere se riesco a trovare qualcosa che abbia senso di usare per quello che sta succedendo. Allora, in questo caso tu stai dando due opportunità per guardarti attorno. Puoi proprio in teoria anche fare un inception da giocatore e dire tu che cosa vuoi. Potrebbe essere un braciere che potresti usare per rendere pericoloso il terreno attorno alla creatura, potresti, dato che siete in una strettoia, potresti individuare un punto dove saltare sugli spalti a combattere avendo la creatura con le spalle contro la caduta, quindi mettendola in difficoltà. Un posto, un qualche tipo di appiglio sopraelevato, magari una costruzione lignea, delle assi di un impalcatura. Bello, va bene, perfetto. Ci sono delle assi di un'impalcatura, una specie di una torre di guardia semi ancora in costruzione che puoi utilizzare per salire da lì se ti serve. Ok, perfetto. Va bene? E lui ha dato la sua descrizione. Perfetto. Kitsuki, tu hai fatto un successo e un turbamento con opportunità. Turbamento e opportunità potresti anche toglierli, a meno che tu non abbia bisogno dell'opportunità. Legittimo. In che forma sei? Allora, è fuoco. Ho usato l'anello del fuoco, quindi forma di fuoco. E in realtà atterrei sia il turbamento che l'opportunità perché mi sembrano abbastanza in linea con la situazione, cioè il mio personaggio è turbato in questo momento. E, l'opportunità, che credo che essendo sullo stesso dado sia legata al turbamento, mi ricordo male. Non è necessario, non esiste narrativo, quindi puoi costruire come vuoi. Io l'opportunità che sto cercando è semplicemente un, esattamente come hai descritto prima, siccome non ho neanche idea di che cosa stia succedendo, un qualsiasi appiglio che mi riporti nella mia zona di comfort, cioè quella cosa che dico, ok, questo lo so fare, so cosa devo fare. Allora, il problema è che la tua forma è una forma di fuoco, la forma di fuoco è profondamente aggressiva. Ok, sì. È aggressione senza ragionamento o comunque non senza ragionamento troppo, però concentrata verso l'offesa. Sì. Quindi l'idea di tu non ti puoi guardare intorno quando sei in forma del fuoco. Okay. Mentre l'acqua è una forma duttile, quindi è la forma che in assoluto più si guarda all'ambiente, tu in questo momento sei concentrato così. Okay? Quindi ti è molto difficile in questo momento usare un'opportunità in questo modo. Un'opportunità in fuoco in questo caso è abbastanza difficile da utilizzare perché hai di fronte a una creatura che difficilmente avrà paura di te. Ti direi che non ti serve in questo caso, a meno che tu non abbia un'idea particolare legata però a questa sensazione. Il personaggio Iruma si è posizionato, ha cercato subito uno spazio e si è mosso verso quello spazio per posizionarsi in maniera corretta di fronte al nemico. Tu, la forma del fuoco è reazione pura, e tu ti sei scagliato dritto con la testa verso quella figura, ok? Cioè la tua concentrazione è tutta lì. Infatti la forma del fuoco di solito si usa quando vuoi reagire alla sorpresa, perché se vieni colto di sorpresa puoi usare il fuoco per ribaltare, no? Reagire puramente istintivo. Sì. Quindi una reazione puramente istintiva. Quindi ti dico, è difficile individuare un punto di fuoco che non serva a togliere il turbamento, perché togliere il turbamento in forma del fuoco vuol dire coinvogliare tutta la tensione verso questa cosa e cancellarla. Certo. Cioè tutte le emozioni se ne vanno perché tu sei concentrato a fare solo quella cosa lì. Ok, ok. No, non ho idee particolari, quindi va bene così allora. Allora, usala per togliere il turbamento, che è proprio questo. È una reazione puramente istintiva che concentra tutte le emozioni verso un unico obiettivo. Perfetto. Ok. Marta? Kibine. Sì, dunque, il mio approccio era terra, continua a essere terra. Decisamente il turbamento rappresenta la situazione che in qualche modo è sempre connessa con il fattore di estrema disperazione quanto anche di
determinazione nella disperazione appunto che in qualche modo i Bine ha decisamente con la forma della terra. Per me utilizzare l'opportunità è avvicinarmi quanto più possibile, ma comunque in maniera sicura, alla creatura, provando a tagliargli tutte le vie d'uscita per passare oltre. Ok. Quindi mantenendo una posizione e avanzando. Ok, va bene. Cerchi di bloccarlo, va bene, mi piace. Di norma la terra serve a rendere sicuri se stessi o i compagni. Okay. Però mi piace lo spunto di dire faccio il bastione, cioè mi metto in modo che la figura non possa scappare. Ok. Matt? Sì. Tu hai tirato ben 3 turbamenti, che di cui uno puoi mitigarlo con un'opportunità se vuoi. Raccontaci cosa pensa il tuo personaggio. Allora, il mio personaggio in questo momento è praticamente bloccato, paralizzato dallo spettacolo che sta vedendo. Lui ha avuto a che fare con i kami e le loro versioni negative, ma questa è la prima volta che vede qualcosa di così tanto twisted, di così tanto raccapricciante. E da un misto di turbamento interno dovuto al fatto che, vedendo questa cosa, capisce quanto sia importante portare a termine il suo compito, ovvero trovare un'arma che protegga le terre della sua famiglia e tutto quanto queste terre. Però d'altro canto è una cosa terrificante, e se per combattere questa roba noi dovessimo arrivare a dover essere questa roba, se non riuscissi a trovare un'arma che ci permetta di fermarli in modo positivo, saremmo disposti a diventare addirittura peggio di loro pur di proteggerci? E questa cascata di pensieri, questa paura improvvisa verso la missione, che non è tanto un dubbio sul riuscire a portarla a termine, perché io so che la porterò a termine, e il come che mi paralizza per qualche attimo. Ok, quindi è una paura molto forte che ti porta verso un'incertezza. Sì, potremmo dire di sì. Ok, funziona? Okay, sì, va bene. Sì, assolutamente. Va bene, quindi c'è un momento di incertezza che consciamente tu combatti dicendo no, ce la farò, però inconsciamente convinto. Ce la farò. Ok, perfetto. Sono 2 punti di turbamento. Il terzo lo togli? Ok. Sì, e hai 3 successi, scusami? Sì, no, dicevo sì, va benissimo. Perfetto. Riditemi il punteggio di iniziativa, che vuol dire la vostra concentrazione più tutti i successi che avete fatto. Tu 4, me lo ricordo. Allora, io ho 3 in concentrazione più 3 successi che hai fatto, quindi 6. Anch'io 6, 5 più 1. Perfetto. Marta? Concentrazione, no, devi girare la scheda. Seconda scheda. Facciata la scheda, la scheda di combattimento. Eccomi. In alto. Eccoci. 3 più 2 successi, 5. Perfetto. Allora, i primi 2 ad agire in questa situazione, la creatura, per quanto orrenda, non è particolarmente rapida, sono i due che vengono da fuori. Quindi Kitsuki e Yuchi. Il primo ad agire di voi due, dato che siete in parità, sarà la persona con onore più basso. Quindi la domanda è: quanto avete di onore uno e l'altro? 45. Quindi, mio caro Kitsuki, la tua risposta focosa, incendiaria alla comparsa di questa creatura, nonostante l'orrore che hai di fronte, sei il primo a muovere. Ok, perfetto. Mi scaglio contro la creatura. Ok, la creatura che avete di fronte è una figura orrenda. Certo. E per orrenda intendo è qualcosa che è un corpo morto che si muove. Se nella maggior parte dei dungeon questo sarebbe naturale, in un mondo umano come il Rokugan questo vuol dire che voi avete di fronte una creatura impura. Fate conto che i samurai non toccano i cadaveri. Ci sono, anzi, neanche i popolani toccano i cadaveri. Ci sono dei popolani apposta, cioè c'è una casta apposta che è proprio in fondo alla scala, che sposta i cadaveri. Quindi per voi questa roba qua è una roba tremenda. Dopo aver fatto quello che farete adesso dovrete andare a purificarvi. Quindi ti getti contro la creatura. Prima domanda. Sì.
la tua spada era nel fodero o no? Allora, io non ho la spada, io ho un bastone. Legit, e... quindi il tuo bastone in mano. Di norma è sulla schiena. Dal momento in cui mi trascinano sulle mura e capisco cosa succede, penso di averlo già più che sfoderato, anche solo per istinto proprio. È una scelta. In questo caso non aver sfoderato l'arma prima dell'inizio dello scontro vero e proprio, perché la gente si sta menando ma tu non sei in uno scontro, è un atto di coraggio. No, penso di aver già il bastone in mano. Ok, hai il bastone in mano, questo è un atto di sanità. Quindi hai il tuo bastone in mano e puoi lanciarti verso la creatura col tuo bastone. Ok, sì. Ok, il movimento è parte dell'azione, quindi mm-hmm. tu fai un passo avanti. In realtà voi siete a più o meno due lunghezze, quindi il tuo bastone già arriva, due lunghezze è la lunghezza di una lancia. Mm-hmm. Okay? Sì. Quindi il tuo bastone già arriva a raggio, quindi fai giusto un passo per prendere la posizione verso questa creatura e cerchi di colpirla con il bastone. Vai, il tiro per colpire con un'arma da mischia è un tiro di arti marziali mischia con l'anello sì. che stai utilizzando. Dichiara l'anello, perché se volete potete anche scriverlo in chat, tu sui dadi prima di tirare potete fare fuoco e poi punto esclamativo, così vi ricordate che forma avete utilizzato. Ad ogni modo è una forma molto aggressiva, quindi tutti i tuoi turbamenti conteranno come successi bonus, che vuol dire che se sei riuscito nell'azione l'azione riuscirà meglio, ma se non sei riuscito nell'azione non conti successi in più. Ok, quindi, io penso se vai in fuoco, penso di rimanere assolutamente in fuoco, sì, perché è pure okay. impulso questo proprio, quindi allora punto esclamativo, ho una W e 3 black. Si vedono? Sì. Un'opportunità e un successo. Allora, purtroppo il tuo attacco non è efficace mm-hmm. e andrebbe a vuoto. Hai un'opportunità. La vuoi utilizzare in qualche modo? Purtroppo, ribadisco, la posizione del fuoco è una posizione molto aggressiva che tende a far paura agli altri. È difficile utilizzarlo per fare qualcosa che non sia attirare l'attenzione, spaventare. È proprio molto, molto proiettato in avanti. Quello che potresti fare, però, attenzione, è cercare di attirare la sua attenzione su di te. È esattamente quello che stavo pensando. Io userei la mia opportunità... principalmente non succede niente, nel senso è pura discrezione. Il fatto che io mi butti così contro la creatura mm-hmm. dà l'impulso magari ad altri di trovare un'apertura. Laddove io ho fallito, magari qualcun altro invece riuscirà a passare. Ok, allora in questo, quello che hai appena dichiarato mm-hmm. Potresti tentare di aumentare i danni critici che lui subirà da adesso. Il fuoco ti permette di travolgerlo e quindi lui è più in difficoltà, e se qualcuno gli fa un colpo critico, il colpo critico sarà più efficace. Alternativa è proprio attirare la sua attenzione. Attirare la sua attenzione vuol dire che lui cercherà di attaccare te. Ok. Sì, nella mia visione l'apertura era proprio perché lui adesso ce l'aveva con me. Stai tirando in una trappola. Esatto. Okay, va bene. Cioè, okay, non è una cosa assolutamente premeditata, è una trappola che si viene a verificare certo. senza che... Certo, tu manchi, chiaro. Perfetto, quindi manchi la creatura col colpo di bastone che passa pochi centimetri da quello che sarebbe il mento, che purtroppo non c'è più, c'è solamente l'osso, quindi lo manchi di pochissima misura e ti porgi leggermente di spalle come se stessi porgendogli no, un assalto, come se gli stessi dando un assalto, anche se in realtà è una manovra controllata. Il secondo è Yuchi. Yuchi, tu sei a due lunghezze, che vuol dire appunto un tiro di lancia, cioè un colpo di lancia, da una creatura terrificante che viene chiaramente da un mondo di tenebra che tu non hai mai visto, non hai mai sentito. Come ti vuoi comportare? Allora, io ho in mano il mio Yari, che in verità normalmente uso come quasi un bastone da passeggio, infatti okay. ha una sorta di sughero che ho impiantato nella punta, decorandolo con delle pitture per farlo sembrare per appunto un bastone da passeggio, per mimetizzarlo, per rassicurare le persone intorno a me, anche se in questo momento mi rendo conto che quel sughero rompe più le palle che altro. Però in verità il fatto che ci sia quel sughero, quindi no, la Yari non sia
nel suo pieno potenziale, mi fa fare un altro pensiero, ovvero perché tentare di aggredire direttamente la creatura quando posso fare in modo che sia l'ambiente a giocare a mio favore? Quindi il mio primo istinto è guardarmi intorno per vedere se c'è, non so, una struttura magari che è stata resa fragile dagli attacchi e che colpendola potrebbe crollare sul mostro facendolo cadere di sotto, o comunque guardarmi intorno per trovare un modo per deviare l'attenzione della creatura e fare in modo che o cada giù dal muro o comunque venga inabilitata. Ok, allora tieni conto che un'azione di questo tipo tu la puoi fare anche attaccandole, cercando di usare le opportunità per vedere questa cosa. Se questa è la tua azione principale, va benissimo. Puoi fare un tiro di acqua per dare un'occhiata alla situazione e cercare di farti un'idea di come di cosa c'hai attorno, come sei messo e che cosa puoi fare. Okay? Questa sarà la tua azione nel turno. Perfetto. Fai un tiro di acqua più, in questo caso, l'abilità che puoi usare purtroppo è solamente tattica. Quindi uso soltanto i miei tre neri di acqua, quindi attivo R, B, 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 invio. Allora, il tiro è difficoltà 1, quindi l'hai passato alla grande, anche se sei chiaramente un po' teso. un pochino. Ricordati che tu sei in veste cerimoniale, cioè tu sei vestito come un sacerdote in questo momento, e non è un'armatura. Perfetto, va benissimo. Le tue vesti sono vesti ampie, viola, il colore del tuo clan, col mon della famiglia Yuchi, col simbolo della famiglia Yuchi sul petto. Sei abbigliato come un prete, non come un guerriero, ma è questo di fatto il tuo ruolo. Quindi ti guardi attorno, adesso tieni i dadi che vuoi tenere, tieni conto che la difficoltà è 1 e i successi bonus sono utili. Allora, keep. Stavolta magari tre turbamenti mi sembrano un po' tanti, quindi rinuncio a un reroll e mi tengo l'1 e il 2. Ok. In quel caso ti conveniva tenere il 2 e il 3 comunque, perché il reroll lo potevi fare e ignorarlo, quindi. Vabbè, non ha importanza, non ti preoccupare. Ah, ok. Ah, perché giusto, perché comunque sono... Fai conto di aver tenuto 2 reroll. Sì, perché tanto puoi decidere dopo se tenerli. Tu tiri e poi decidi se tenerli o no, quindi male che vada non li tieni. Ti conviene sempre ritirare. Se lo tieni, ti conviene sempre tenere l'esplosivo. Ok, va bene. Allora conta sì, come se fossero 2, vai tranquillo. Sì, vai tranquillo. Perfetto. Fai add 2, così vediamo cosa viene fuori. Boom. No, scusami, è add black, scusami, ti ho detto 2 in più, quindi 2 dadi. Giusto. Add BB. Eccoli lì, guarda. Non puoi decidere cosa farci. Quindi, ma allora, una di queste due opportunità magari me la tengo per diminuire il turbamento, se è una mossa che può aver senso. Secondo me sì. Perfetto, ok, allora con uno faccio quello. Con l'altro invece vorrei effettivamente trovare l'opportunità di, guardandomi in giro, trovo quello che stavo cercando, ovvero un punto debole nella struttura che mi circonda per riuscire a inabilitare la creatura davanti a me senza effettivamente doverla toccare. Ah, ok, quindi il tuo punto è non essere toccato. Sì, no, non essere toccato e proprio non toccarla, soprattutto, visto allora, che... Ok. Chiarissimo. Allora, l'opportunità di acqua. Allora, l'obiettivo della tua azione a questo punto è trovare l'oggetto, quindi la trovi già con i successi. Non hai bisogno di usare le opportunità per farlo. Non hai bisogno. Okay. Le opportunità sono delle cose collaterali. Di base, l'acqua è un elemento molto utile per recuperare le energie, sia psicologiche che fisiche. Quindi, l'acqua, un'opportunità di acqua ti permette di togliere 2 punti di strife da quelli che hai, non da quelli che hai tirato. Quindi, molto utile per spazzare la tensione. Volendo, puoi usare l'altra sempre per togliere uno dei punti di turbamento che hai accumulato qua, quindi ne toglieresti 3, cioè te ne rimarrebbe solo 1, che può essere un'opzione. In alternativa, potresti, con un punto di acqua qui, ti direi che potresti provare a metterti al riparo della stessa torre, mentre fai quello che stai facendo, provare a metterti al riparo della piccola torre
su cui si è posizionato Iruma, su cui si è posizionato lui. Nel farlo ti guardi attorno. Allora, qui attenzione, non c'è un oggetto, c'è un modo per farlo cadere. Le creature stanno però qui arrivando da una strettoia. La strettoia è fatta in modo da essere più ripida. La muraglia non è verticale, in realtà è leggermente inclinata, perché è fatta per resistere a quello che viene lanciato. Okay? Quindi quello che qui in questo punto c'è una sorta, dove c'è la strettoia, è più lineare, quindi quello lì è proprio un baratro, per cui se, cioè, combattere in quella zona è un punto molto difficile. Però attenzione, perché tu e Satoshi vi siete spostati tutti e due verso la pila di legno, la catasta di legno, lasciando quindi la creatura libera in questo momento, per cui la creatura potrebbe avanzare se qualcuno non fa muro e la butta giù. Ok? Tutto attorno a te, la battaglia sta andando abbastanza bene, ma ti accorgi istintivamente che questa battaglia è solo erosiva. Cioè manca un obiettivo. È vero che queste creature non morte probabilmente non sono particolarmente brillanti, ma manca di un obiettivo. È come un'onda che si è schiantata contro uno scoglio. Non sembra esserci logica. Ok? Questo è l'input che ti arriva. E in questo momento, alla destra e alla sinistra del punto dove siete voi, è molto peggio di dove siete voi, perché voi siete nel mezzo praticamente di una piazza forte. Quindi c'è una piazza forte con la catasta di legno e non possono arrivare la stessa quantitativo di creature che arrivano a destra e a sinistra di questa piazza forte. Marta, mi pare che fossi tu. Sì? Marta. Beh, ma vista la situazione, direi che la situazione tatticamente più sensata sarebbe impedire a questa creatura e a tutte più a tutte altre creature, quante più creature si riesca, di salire sulle mura, in modo tale da spingere poi sui lati e dare una mano invece a chi è in difficoltà sul resto dei bastioni. Domanda: posso usare una tecnica? Certo. Ok, poiché io ho questa tecnica che si chiama barriera sulla soglia. Sì, però attenzione, perché la barriera sulla soglia, se la memoria non mi inganna, richiede un'azione di interludio. Ok. Potrei sbagliarmi, eh. L'interludio è il downtime. Barriera sulla soglia è una cosa lunga, è una roba che tu piazzi in un posto che devi proteggere. Ok. È un rituale lungo, tutti i rituali sono azioni lunghe. Quindi okay. Purtroppo non è una cosa... Purtroppo non è... Quella è una roba da shugenja, schioccare le dita e bloccare la porta. Questa è la barriera sulla soglia, è una cosa che può fare chiunque. È attamarissima. E lo so, era molto bello. Era molto bello. Ok, niente, allora provo a questo punto ad andare di fuoco e a spingere giù la creatura. Ok, puoi fare tu la barriera, dice, quindi ci sta. Sì, okay. Io faccio la barriera. Non c'è barriera, accidenti. Non ho tempo, esatto, di fare la barriera, carico frontalmente. Quindi, con la tua dimensione fisica, ti fai avanti cercando di impedire alla creatura di compiere l'ultimo passo verso la piazza forte. Sì. Fai. Allora, in questo caso utilizzo sempre archi marziali mistica, va bene? Sì, benissimo. Se lo stai facendo col bastone, sì, se lo stai facendo a pugni, no. Lo sto facendo con il Kabuto Wari. Il tuo Kabuto Wari, vai. Che è Kabuto, molto bello. Kabuto Wari sostanzialmente è una specie di manganello, di grosso manganello, cioè manganello, un'asta di metallo con uno spunzone che esce dal manico, che si usa per bloccare le armi e per pestare la gente in armatura. Kabuto Wari vuol dire spezza elmi, fatto per spaccare gli elmi sulla testa della gente. Un oggetto di un oggetto di combattimento molto raffinato. Molto fine. È l'equivalente di un martello. Ok? Direi che tengo uno e due. Ok. La difficoltà di un attacco è quasi sempre 2. La creatura che sta salendo le mura in questo momento è in forma della terra. Ok. Tieni conto che in forma del fuoco quel successo addizionale, cioè quello turbamento addizionale, era un successo addizionale. Ok, sì, però voglio sfruttare l'opportunità in questo caso. Va bene, perfetto. Perché
non so, a livello di sensazione di situazione mi sembra più sensato. Aggiungo uno, quindi con l'ulteriore tiro, bello schifo. No, prenderei preso. Però ho preso, ok. Prenderei preso. La creatura che hai di fronte subisce un colpo dal tuo Kabuto Wari, che non mi ricordo quanto ha di danno, devi dirmelo tu perché ce l'hai sulla scheda, se no io sposto cose qua e mi scompaio. È 3, danno 3, letalità 3. Allora, danno 3... È un intrappolante, so se è utile anche questo. Sì, intrappolante non... un intrappolante potrebbe essere utile, vediamo. Il colpo arriva molto forte, ma il samurai ha addosso ancora abbastanza pezzi di armatura da resistere all'attacco che hai fatto, quindi l'armatura te lo colpisce sulla testa proprio con, con un colpo violentissimo dall'alto verso il basso, il suo elmo si incrina ma la testa sotto è morta, quindi non una persona normale probabilmente avresti potuto danneggiarla, non riesce a danneggiare lui, la sua armatura compensa completamente il tuo danno. Come vuoi usare l'opportunità? Tieni conto che una creatura intrappolante, l'abilità intrappolante del tuo Kabuto Wari permette di generare la condizione immobilizzato utilizzando un'opportunità pari alla vigilanza dell'avversario, cioè l'altro non se lo aspetta, tu puoi bloccarlo se lui non è particolarmente brillante, lo scheletro non è particolarmente brillante. Lo blocco, sfrutto il Kabuto Wari per bloccargli la spalla o il ginocchio nel terreno. Ok. Funziona, lui ha uno di vigilanza, tu spendi un'opportunità per, dopo averlo colpito sulla testa, vedi che lui non si blocca, cioè non si ferma, pianti il Kabuto Wari nella spaccatura tra due pietre, bloccando il ginocchio della creatura, che a questo punto non può spostarsi da dove è, e quindi è fermo sul ciglio della muraglia. Perfetto. Sensazione, cioè il turbamento. Ma turbamento... Direi che la sensazione è che di essere troppo vicina al nemico in questo senso. Okay. Non ho tra me e il nemico i poveri prigionieri che solitamente fanno il primo scudo. Ok, va bene. Bello. Un combattimento così faccia a faccia, in non ci sei abituata. Abbastanza disperata, non è tanto perfetto. Abituata alla buona, idine. Perfetto. Lo scheletro viene fermato sul ciglio, cioè sul parapetto della muraglia, quando finalmente tocca a Iruma. Mutato. Salire su quel blocco di legno, insomma quella catasta, mi richiede una prova o... No, è movimento. Ok, allora salendo sulla catasta mi tolgo dalla schiena il mio Yumi, e una volta in cima incocco la freccia mirando direttamente alla testa della creatura e scoccherei una freccia. In che forma lo fai? Acqua. Ok, forma dell'acqua permette di fare un'azione addizionale, quindi tenete conto che nella Legione dei Cinque Anelli estrarre l'arma è un'azione. Per quello dicevo, un gesto di coraggio avere l'arma infoderata. Di solito i samurai fighi non sfoderano l'arma, un po' come gli Space Marine, i comandanti degli Space Marine che non indossano l'elmo. È la stessa stronzata. Oh. È una cosa completamente idiota che serve solamente per fare il figo. Però è molto importante, cioè è importante perché il samurai di fatto deve essere un esempio. Il vero samurai non gira con la spada fuori se non è sotto pericolo, anche in mezzo alla battaglia. Quindi lui appunto si arrampica rapidamente sopra la catasta di legno, che comunque è una pila di un metro e mezzo, non è una roba infinita, estrae l'arco e incocca una freccia alla scaglia. Vai con la freccia. Il tiro è sempre TN2, lui tira un fottio di dadi, giustamente. Allora. Vediamo. Tengo sicuramente due successi e vado a prendere anche l'opportunità. Allora, la creatura è muta, quindi vai tu vai tranquillo. La creatura è muta e
quando viene bloccata dal Kabutowari, apre la sua bocca da cui non esce nessun verso. Ma dalla bocca esce un alito pestilenziale, c'è un odore di zolfo e di marciume che pervade immediatamente tutta la zona attorno a Dibine. Alle spalle di Bine una figura si arrampica sulla catasta, sgancia l'arco dalla schiena, incordato per l'occasione, incocca una freccia e tira. La freccia vola dritto verso il corpo della creatura, piantandosi all'interno dell'armatura. Vai. Hai fatto due successi, un'opportunità e un turbamento. Allora, il turbamento lo subisco, perché salendo la catasta vedo che intorno a me la situazione è molto peggiore di quella di dove sei tu, certo. E quindi questo mi agita, sicuramente. E vorrei usare l'opportunità, nel caso ce ne sia bisogno, mirato alla testa, per ignorare la resistenza del mio nemico. Certo, l'acqua è un elemento che passa attraverso le cose, se ne frega delle armature, è inarrestabile, quindi con la freccia lui ignora un punto di armatura dello scheletro. La freccia si pianta appunto all'interno dell'armatura, penetrando fino alla carne. Vediamo se è sufficiente. Tu hai uno Yumi? 5 danni. Perfetto. 5 danni, lui ne toglie 2 per l'armatura, ne ha presi 3. Sono i primi 3 punti di stanchezza che questa orrendo essere prende. Questo abominio, questo samurai, quello che resta di questo samurai, si muove penzolando da un lato, reggendo con la mano destra una katana parzialmente arrugginita, una katana, come si può dire, offesa nella sua creazione, cioè è stata creata e ha combattuto al fianco di un samurai e ora non è che un oggetto, non è che l'equivalente di un oggetto d'agricoltura usato per uccidere qualcuno di positivo. E questa lama arrugginita, nonostante sia danneggiata, è comunque molto pericolosa, anche perché la forza con cui questa creatura brandisce la spada e la violenza con cui si dirige verso Ibine chiaramente mostra l'aspetto più furibondo, più furioso delle Terre dell'Ombra. Dentro a questa creatura c'è tutto l'odio di Fuleng, concentrato in una creatura. Fuma, il suo corpo è caldo, la notte è fredda, lui fuma in questo momento, è la furia di Fuleng che come un tornado all'interno del suo corpo continua a ribollire, che spinge a generare vapore all'interno di questa, cioè mentre sale sopra la muraglia. Il colpo è violentissimo, ma l'attenzione attirata del Kitsuki, che si è posto col bastone, distratto per un istante, fa sì che il colpo sia meno preciso. Quindi lui tirerà con un TN aumentato di 1, perché sta attaccando un bersaglio diverso da Samuele, che ha tirato la sua attenzione. Non da Samuele, ovviamente, da mi si chiama di nome il personaggio, Hidetaka, da Hidetaka che ha tirato. Samuele sarebbe un po' più nei cazzi se fosse sulla muraglia in questo momento. E chi no? sì. Anche se con quel kimono sicuramente... potrebbe timore anche allo scheletro. Sì, questo sono d'accordo. Lui rimane in posizione della terra, quindi tira, e qui scoprirete il brutto di combattere contro le creature delle tenebre. I non giocanti nella leggenda di 5 tirano un fracasso di dadi, perché hanno meno abilità, meno tecniche, ma tirano un fantastiglione di dadi. Eccoli qua. E io, tra l'altro, ho un'orrenda fortuna con i dadi, ve lo dico prima, sappiatelo, fatevene una ragione. Mettiamoci pure in pace. Ho paura. Ok. Ok. È in posizione da terra, quindi... Ok, allora.
Il suo attacco è violento, molto violento. Lui fa 3 successi, che sono quanto basta per colpirti, non fa successi addizionali, quindi non aggiunge danno. Ha una katana in mano, così, per dovere di regola vi faccio vedere come funzionano i colpi critici. Allora, lui fa, questa è un'azione che si chiama colpire, che è l'azione base di attacco, è sempre TN2, però in questo caso TN3 perché c'è quel meno 1 che dice colpi 1 che dicevamo prima, quindi ha colpito. Le due opportunità su un'azione colpire possono essere utilizzate perché la katana faccia il suo dovere e passi oltre l'armatura, colpendo la carne. Okay? Tutti i danni e la resistenza dell'armatura e tutto il resto sono botte, colpi che non feriscono. I colpi critici sono quelli che passano l'armatura, che di solito sono un problema, a prescindere dal risultato. In questo caso lui ha una katana arrugginita tenuta a una mano, non a due perché stava arrampicandosi, quindi ha solo una mano con cui ti può colpire. La katana a una mano fa letalità 5. Ok? Vuol dire che tu adesso subisci un critico a forza 5, gravità 5. Devi difendere dal critico utilizzando il tuo allenamento e l'anello della forma in cui eri. Ok? Quindi tu usi allenamento più il tuo anello, che era fuoco, se non ricordo male, e devi cercare di ridurre la gravità del colpo. Il colpo ha passato l'armatura. In realtà tu hai un'armatura nascosta, se non ricordo male, quindi hai un'armatura sotto le vesti, tu hai le vesti sacerdotali, anzi in questo caso o hai le vesti sacerdotali o hai l'armatura, qui presumo che tu abbia l'armatura quando sei salita. È una scelta perché le vesti sacerdotali ti proteggono dalla magia e l'armatura ti protegge dalle mazzate, però di solito le mazzate arrivano più velocemente, quindi hai un'armatura e protegge 2. L'attacco ha fatto 4 danni, quindi hai preso 2 danni. Okay. Questi sono quelli che si tolgono alla stanchezza, cioè non si tolgono, è stanchezza aggiunta. Quando la stanchezza supera la tenacia vai per terra perché sei stanco, quindi sei affiaticato. In realtà probabilmente il colpo è arrivato, tu il colpo l'hai assorbito spostandoti di lato, scartando indietro, quindi è stanchezza perché il combattimento è impegnativo. Purtroppo con uno scatto imprevisto lui ha affondato il colpo, il colpo è passato sotto la parte dell'armatura che copre, cioè dove non c'è l'armatura, sotto la scella, pigliando la carne. Vediamo quanto male. Beh, dai. Ok. Dai. Devo andare peggio. Direi che faccio il keep 2-3. Ok. E rerollo. Perfetto. Ok. Io vi suggerisco di togliere il turbamento all'inizio, non vi incasinate, tanto le opportunità utili ve le segnalo io. In questo caso, anche perché il turbamento ti può uccidere tanto quanto le mazzate, quindi tu fai 2 successi, quindi la gravità passa da 5 a 3. 3 è una brutta cosa perché purtroppo da 0 a 2 piglia l'armatura. Sarebbe l'armatura che ha subito dei danni. Qui purtroppo ti ha preso. Cosa vuol dire? Che tu subisci con 3 una ferita leggera sull'anello che stai utilizzando. La cattiveria delle ferite è che le ferite sono difficili da curare, ci vuole tempo, proprio tempo fisico. E la parte punitiva del combattimento della leggenda dei 5 anelli, ogni tanto qualcuno mi dice ma non muori subito. No, è molto peggio perché tu accumuli ferite e poi le devi recuperare. Recuperare richiede tempo, cioè se non avete tempo non recuperi le ferite, tu fai 3-4 avventure sempre ferito, quindi il problema sono le ferite permanenti, quelle che durano più a lungo, no, e quelle permanenti che sono molto più gravi. Quando perdi una mano e sei un samurai garantisco che è un problema. Quindi in questo caso quello che devi fare è in questo caso hai una ferita leggera a fuoco che è proprio la mano, vuol dire che il colpo ha colpito il braccio, quindi è passato sotto l'armatura tagliando il braccio. Non è una ferita grave, ma è una ferita leggera. È comunque un problema. In più, essendo affilata, perché la katana comunque è affilata anche se è arrugginita, stai sanguinando. Okay. Quindi in termini di gioco tu hai una ferita leggera a fuoco e sei sanguinante. Sanguinante vuol dire che se tieni dadi che hanno all'interno il turbamento, perdi anche un punto ferita. Cioè prendi un punto di stanchezza perché stai sanguinando, quindi se tu ci metti troppa energia sanguini, ok? Quindi il colpo al braccio, non sei assolutamente fuori combattimento, tutti gli attacchi che farai in fuoco hanno un TN più 1, cioè è più difficile colpire adesso,
se usi fuoco, devi cambiare forma. Se no, se vuoi, puoi tenere la stessa, però chiaramente lo fai a tuo rischio e pericolo. Fighissimo, ok, ok. Devo segnare da qualche parte la ferita? Segnalo, ma tanto me lo ricordo io, non ti preoccupare. Okay. Cioè, sto segnandomi tutto, quindi non ti preoccupare. Non scappiamo. L'opportunità in questo caso non mi serve a nulla. L'opportunità in questo caso io la userei per togliere turbamento, onestamente. Su fuoco è difficile, l'ho detto, fuoco è molto offensivo, in difesa è molto difficile utilizzare. Fuoco è una gran fregatura, perché fuoco è tutto in avanti. Quindi quando fai la mazza per tirare il colpo della Madonna, fuoco è una figata. Poi per difendersi dai danni, per fare l'opportunità, cioè fuoco non guarda attorno, fuoco va solo verso la cosa. Tutte le altre forme sono molto più libere. Terra è l'opposto, cioè terra è la forma difensiva dove puoi aiutare i tuoi compagni tenendoli su di morale, ma tu di tuo non fai niente in avanti, terra è, sei piantata per terra e rimani lì. Sei difficile da colpire, tutta una serie di difese, ma non hai vantaggio. Invece aria è una posizione morbida di difesa, quindi sostanzialmente sei difficile da colpire, mentre terra ti rende resistente. Quando tu sei in terra, questa cosa del critico non te la possono fare, perché quando tu sei in terra non si possono usare le due opportunità per passare il colpo, cioè il colpo non passa l'armatura quando tu sei in terra, perché sei in posizione di combattimento, hai l'armatura che copre tutto. Ti possono comunque fare i critici, ma è molto più difficile. Fuoco è tutta proiettata in avanti, vuoto è una posizione di pace, cioè c'è la battaglia che tutto attorno e tu te ne freghi, sei nel tuo mondo tranquillo, sereno, non c'è niente attorno a te e sei tutto concentrato sulla tua prossima azione, quale che sia. Acqua, non l'ho detto, è una posizione dinamica, mentre aria è una trappola, cioè io ti attiro nella mia trappola e non ti permetto di colpirmi. Acqua è dinamico, acqua fa sempre un'azione in più, quindi è una posizione di movimento. Devo estrarre la spada e attaccare in un turno, uso acqua. Devo spostarmi di più, uso acqua. Ok? Lo scheletro attaccato, quindi la creatura delle tenebre ha attaccato. Il colpo va a segno e vedi la bocca aprirsi, avvicinarsi al tuo volto, quindi la sua bocca arriva qua con la bocca aperta, senti questo alito pestilenziale che esce da uno stomaco che non c'è più, quindi è chiaramente è un'emissione mistica, è l'emissione del suo, di questo calore del Jigoku che gira all'interno di questo scheletro, quando improvvisamente tocca di nuovo a Kizuki. Ok, io vorrei, dimmi tu poi che cosa usare nel caso abbia senso, sfruttare il colpo che ha inferto prima Ibine, quindi accorgermi che lui ha una gamba bloccata, per cercare di colpirlo in modo tale che quella gamba gli faccia praticamente da perno e lo sbilanci particolarmente, quindi magari colpire il punto opposto di modo tale che gli faccia leva la gamba stessa bloccata. Allora, questo tipo di, o hai una tecnica per farlo oppure stai anticipando l'uso di una opportunità. Quindi io vi suggerisco questo. Il gioco è un mechanics first. Dichiarate l'azione di base e poi su quello che tirate coi dadi costruite l'evento. Capito? Cioè, tu dici attacco l'avversario perché lo voglio danneggiare. Okay? Tiri. E da come hai tirato, se hai fatto tante opportunità, cerchi di sbilanciarlo, buttarlo giù. Se hai fatto un attacco molto violento, lo descrivi come proprio bastonata sulla testa. Se partite a cercare di fare un'azione complessa prima di ottenere il risultato, rischiate che il dado vi porti fuori strada. Ok, sì. Se sfruttate il dado nella narrazione, il dado vi aiuta a raccontare la storia. Ok. Chiaro. Allora ti chiedo, lui quanto è vicino al muro, proprio alla muraglia? Cioè al precipizio? Passami il termine. Allora, lui è abbastanza. Allora, non sarà facile buttarlo di sotto perché lui è aggrappato con la mano e con quella mano lui si è arrampicato per n decine di metri di muraglia. Quindi probabilmente è una roba sovrannaturale. Però ci puoi provare. Anche questo potrebbe essere. Te la spiego proprio banale. Se tu lo sconfiggi, puoi averlo sconfitto buttandolo giù dalla muraglia. Ok. Capito? No, il trick è quello. Ok. Okay, la narrazione che gira attorno all'evento. Io non vorrei colpire lui, ma se ha senso vorrei colpire dove è aggrappato. Cioè, visto che con quella mano lui ha scalato il muro, preferisco rompere il muro dove lui si sta attaccando piuttosto che colpire la mano. Siamo sempre di fronte al tiro di dado. Gira, poi descrivi. Ok. Fidati di me. È un aria, direi. Scegli come lo vuoi vedere. È un tiro abbastanza... Premesso che bastonare la muraglia
difficilmente è meglio che bastonare lo scheletro. Però scegli l'approccio. Cioè, in questo momento tu vuoi essere... Tu sei sulla difensiva. Sei ancora completamente offensivo. Stai cercando qualcosa di elaborato. Quindi questo potrebbe essere un tiro di aria, per esempio. Okay, sì. Stai cercando di sfruttare l'ambiente a tuo vantaggio? Potrebbe anche avere senso. Stai cercando di essere vuoto in mezzo a questo casino che sta succedendo tutto attorno a te? No, direi. Però... potrebbe essere anche quello. Cioè, secondo me, o è aria o è acqua, a seconda di come stai giocando. O sfrutti l'ambiente a tuo vantaggio, oppure stai cercando di costringerlo, di metterlo in difficoltà. Di solito l'aria è più duratura. Cioè, l'aria è una cosa, tu fai adesso una cosa per poi il turno dopo farla meglio. Cioè, tu fingi, è la strategia delle finte, ok? Quindi, secondo me, questo potrebbe essere acqua o fuoco, perché fuoco, in questo caso, lo voglio buttare giù, se lo voglio travolgere, questo è fuoco. Ok, no, io farei un acqua perché magari cerco un attimo di placare l'impeto che ho avuto inizialmente, rendendomi conto che lui è molto oltre quello che potrei fare io, e quindi cerco un attimino di adattarmi alla situazione, cerco qualche spunto. Vai. Acqua e arti marziali, mischia, perché tu comunque stai attaccando. Esatto. Ok, quindi una doppia e BB. Due opportunità, nessun successo. Allora, questo è un bel problema, nel senso che tu ti lanci contro di lui cercando di sfruttare il terreno a tuo vantaggio, ma non ti dà spazio. Cerchi di colpire la roccia vicino alla mano, la roccia non si sbecca, cerchi di colpirlo e sbilanciarlo, ma lui è talmente piantato nella muraglia che è come se fosse diventato un pezzo di muraglia. Quindi non riesci in nessun modo a metterlo in difficoltà, però hai due opportunità. Con due opportunità, in questo caso di aria, puoi di nuovo acqua. Come dicevo prima, scusami, di acqua, perdono, puoi recuperare energie, che potrebbe essere utile se hai perso del turbamento, oppure in un'altra situazione potresti cercare, adesso qui secondo me stiamo andando un po' sul complesso, però potresti provare a riposizionarti tu tipo dall'altra parte rispetto alla Cuni per impedirgli di continuare a ferire la tua compagna, ad esempio. Cioè mettendoti tu in una situazione dove lui si trovi più in difficoltà e possa essere scalzato eventualmente il turno dopo. Cioè cercare una posizione migliore per il turno dopo. Ok. Sì, mi hai posizionato. Ti conto che in questo momento ti sei, cioè purtroppo non riesci a colpirlo, quindi non riesci a portare a casa nessuno di quei piani. Ok. Questo è un po' il senso, no? Cioè attenzione a non cercare di costruire un piano troppo grosso dopo, perché sennò torni alla dinamica di Eddie, ho colpito o non ho colpito. Ok. Il punto non è quello. Ok, nonostante tutto riesci a restare tranquillo. Cioè non c'è tensione, quindi ti accorgi della cosa, cerchi una manovra particolare, cerchi di spostarti sul lato per vedere se riesci a metterla in difficoltà. Yes. Ho una domanda, tu che abilità hai? Tu hai valutazione tattica? Sì. Mi sono dimenticato di dirtelo prima, perché la valutazione tattica è una roba che si usa sui tiri di iniziativa. E hai acque poco profonde che però non asciugi. Ok, adesso mi ricordo. Ok, purtroppo l'attacco va a vuoto, tu cerchi una posizione migliore, quindi dai spazio magari anche all'Iruma, tu tra l'altro dai lo spazio di tiro all'Iruma e allo Yuchi, dopodiché tocca però allo Yuchi, appunto. Ok. Moku Hiro, che cosa fai? Dunque... rispetto alla mia azione di prima, quindi io sono riuscito a trovare un punto da far crollare, o comunque da far cadere addosso all'obiettivo? No, come ti dicevo prima, purtroppo non c'è nulla da far cadere. Okay. L'unica cosa che sei riuscito a capire è che questa battaglia è un po' mindless. Cioè c'è qualcosa che non ti torna su questa battaglia. È troppo piatta quest'onda. Ok, però è rispetto a qualcosa di un po' più ampio della battaglia in sé. Chiaro, cioè quindi, ok, chiarissimo. In tal caso, a questo punto,
mi concentro sul, sull'adoperarmi per, il, per respingere più, in maniera più efficace possibile i, le creature che ci stanno assaltando. Quindi quella più vicina a me in questo momento com'è messa? Beh, l'unica creatura che c'è in questa zona è quella che sta che ha ferito l'energumena che avete, che si è messa davanti. Cioè lei si è piazzata davanti e si è presa una mazzata. Ok, perfetto. Allora, visto che comunque c'è già una certa concentrazione su, sulla creatura che sta venendo attaccata, posso offrire in qualche modo supporto alla, alla ragazzona? In che modo? Abilità. No, ma spiegami cosa vuoi fare. Cioè, vorresti tipo distrarlo, tirargli delle cose per metterlo in difficoltà mentre lei cerca di colpirlo? No, in verità vorrei più dare supporto a lei, trovare un modo per riuscire a, ad aiutarla a reggersi più forte in piedi. Non saprei se fra le mie possibilità, stavo provando a controllare al volo le varie tecniche, ma mi sa che non c'è nulla che possa... Allora, aiutare in questa sezione. Dipende da che cosa vuoi fare. Allora, le due azioni banali sono un'azione di supporto. Banali, nel senso, le due azioni più ovvie sono l'azione di supporto e l'azione di guardia. Guardia vuol dire supporto, gli dai proprio una mano, cioè vai sotto e l'assisti. Ok, devi essere a raggio, quindi devi poter fare qualcosa che abbia ragionevolmente, che dia ragionevolmente il supporto. Mentre guardia vuol dire che ti metti a difenderla. Quindi la proteggi da eventuali attacchi. Hai una lancia armata, quindi puoi fare entrambe le azioni in maniera decorosa. L'alternativa è attaccarlo, cioè o con un incantesimo o con la lancia stessa. Ok, allora no, a sto punto uso la presa dalla terra. Ok, quindi un'invocazione. Esatto. Ok. Quindi allora, a raggio di 0-2, quindi dovrei arrivarci senza troppi problemi. Ok. Raggio 0-2 sì, non è lontanissimo, presa da terra vuol dire è un tiro di lancia, ma è più o meno la distanza a cui sei, quindi bene. Sì, esatto, però ficcato. Sì, sì. Allora, come funzionano le invocazioni? Sulla scheda hai una prova per l'invocazione, sì, che dovrebbe essere terra teologia, difficoltà 2 o 3, non mi ricordo. 2 direi, sì, infatti. È un tiro di teologia difficoltà 2, quindi banalmente di base è un tiro di teologia di TN2. Tira, poi ti spiego man mano più avanti. Ok, quindi, va bene. Mentre il Kitsuki danza attorno alla creatura cercando una posizione d'attacco migliore e spostandosi lateralmente in modo da dare spazio allo Yuchi si libera la strada e lui comincia a evocare le forze della terra, quindi a parlare con i kami della terra, la muraglia che è particolarmente non è particolarmente amata dai kami della terra perché i kami della terra se ne fregano delle cose costruite dall'uomo, però comunque è una massa di roccia, quindi sicuramente non è neanche disprezzata, la muraglia vibra con l'incantamento e mentre vibra tu lanci i tuoi dadi e vediamo che cosa succede. Ok, quindi uso quelli di teologia che sono 2 e anche quelli dell'elemento che sto usando, quindi la terra. Sì, terra più teologia. Fatto. Quindi WWB. Però, beh, state andando benone. Allora, qualcuno là in alto ha deciso di mettervi evidentemente alla prova, perché tu cominci a cantilenare questo mantra nel tentativo di convincere gli spiriti della terra a fare quello che vuoi e gli spiriti della terra incredibilmente non rispondono neanche lontanamente ai tuoi comandi. Che culo. Quello che puoi fare in questo momento è una azione, qui non è andata particolarmente bene, devo dire. Quello che puoi fare si chiama incanalare. Incanalare è un'azione che possono fare gli Shugenja quando lanciano le evocazioni, che sostanzialmente ti permette di prendere un certo numero di dadi e tenerli da parte. Li metti lì. E il turno dopo tu continui ad evocare. È normale, le evocazioni funzionano così, le invocazioni non sono una cosa schiocco le dita e parte, sono cose che magari durano anche cioè a volte un paio di turni, a volte ti permettono di migliorare quello che stai facendo, perché non è detto che lanciare un incantamento alla massima potenza sia utile, perché i kami potrebbero rimanerne stupiti.
Certo, cioè, potresti certo. fare dei casini. Quindi vuol dire che tu potresti, se vuoi, prenderti quei due dadi con l'opportunità e metterteli via. Al prossimo turno, quando li tirerai, potrai sostituirli dei dadi tirati. Figata, ok, lo faccio. Cioè, si fa con i successi, con le opportunità, non è proprio un granché, però uno le mette via, si sa mai. Vediamo che cosa ma magari riesco a sostituirmi un turbamento con un'opportunità. Che per fa, esempio, potrebbe avere un senso. No, di solito si fa così. Ok. Purtroppo neanche il tuo effetto è andato a segno. Kuni, la cosa comincia a farsi complessa. Ma allora, nel senso, la cosa interessante da fare allora, più tatticamente sensata da fare sarebbe ritirarmi e utilizzare la mia tecnica, giustamente, di spirito purificatore per bloccare il sanguinamento, che non è una cosa positiva, ecco. Detto vero. Questo, però la situazione, lo scontro non è finito, anzi, no. È all'inizio, anzi, sembra che questo coso non vada giù neanche... È un sembra fottuto resistente. No. Esatto. Quindi... lui è ancora bloccato dalla mia arma, in qualche modo? Lui ha cercato, lui ha fatto qualcosa, quindi sì, è ancora immobilizzato in questo momento. Ok, perfetto. Allora, tento di sfruttare acqua, in questo senso, per fare perno sull'arma, adattabilità, usando un solo braccio perché l'altro è abbastanza fuori uso, facendo perno sull'arma, tenendola attaccata al terreno, e tentando di girarmi in modo tale da spezzare il braccio o l'arto con il quale è immobilizzato il creaturo, a presente. Ok. Tira i dadi. Vediamo. Ricordatevi di tirare i dadi prima di descrivere. 9 volte su 10 la descrizione non andrà a segno, quindi fidatevi e tirate i dadi. Allora, acqua o due. Okay, tieni conto che banalmente poi per curarti il braccio non hai bisogno di usare spirito purificatore, il sanguinamento lo puoi bloccare con la mano, però. No, lo immaginavo, era più una questione ruolistica se aveva senso oppure no, ma... No, no, ha senso perché tra l'altro lo spirito purificatore ti dà degli altri vantaggi, quindi ci sta sempre. Due successi, un'opportunità. Ok, questo è un buon tiro. Però hai solo due dadi. Sei ancora in posizione del? Acqua. Ok, ti sei spostata in forma dell'acqua. Ok. Sì. Quindi, cosa tieni? Due successi. Ok, quindi hai colpito. Ok. Sì. Purtroppo, però, sappiamo che il tuo colpo non gli farà danni. Perché la sua armatura è pari al danno della tua arma, se non fai successi bonus. E non ci sono a livello di narrazione situazioni in cui comunque l'aver colpito contribuiscono a qualcosa, quindi mi conviene tenere opportunità in questo senso. Ti conviene tenere l'opportunità e usarla per fare qualcos'altro, che può essere rinnovare l'immobilizzazione oppure fare qualcos'altro che è col punto di acqua. Banalmente, la base, un'altra cosa che puoi fare, l'unico anello che te lo fa fare, è che puoi recuperare un punto di stanchezza. Cioè puoi togliere un punto di stanchezza. Cioè, no, mantengo in generale. Mantengo okay. L'immobilizzazione. Quindi lui sta liberandosi dall'immobilizzazione, tu pianti di nuovo il Kabutowari dentro alla roccia, incastrandolo lì dove. Ok. Pedro. Come ogni buon granchio non devo fare altro che reiterare finché non ho successo. Quindi bravo. Preparo la seconda freccia. Un'altra freccia. E continuo a sbagliare, io ovviamente... Che ha fatto il corso a tutti su come si usa il Discord. Esatto. E poi... fai la malattia. Niente, sono terribile, terribile. Questa è la maledizione di Juro Jin che ti rende devastato dalle malattie. Pronti, guardalo lì. Okay. Allora, vedo almeno due successi. Sì, è quello, è buono. Così. Ok. Mm-hmm. Black. Spot. Vabbè, onesto.
Allora, vai. Anche io sono di nuovo molto turbato. Questa volta però sono irritato dalla presenza di persone inutili sulla barriera. Perché in questo momento vedo che c'è un Akuni che si sta prendendo delle mazzate, sta bloccando, mentre ci sono questi due forestieri che non riesco neanche a identificare, che sono stati portati qui, ma non stanno rendendo nulla all'utilità della cosa. Quindi miro esattamente dove avevo mirato prima, cerco quindi di evitare di nuovo e abbassare l'armatura del mio bersaglio e di nuovo scoccare la mia freccia. Si pianta di nuovo, la freccia si pianta nel pettorale della creatura, che barcolla questa volta sotto il colpo. La creatura purtroppo è ancora, essendo anche non poco immortale, mentre fuma solleva di nuovo la sua spada e guarda la Kuni, che questa volta non ha la difesa di prima. E io tiro. Ai ai ai. Mai culo. Molto anche. Come diceva qualcuno, questa è classe, anche. Hai classe, diciamo, e... No, molto bene, nel senso, il colpo è molto forte, ma questa volta sei pronta, quindi scarti lateralmente, il colpo va a vuoto e tu non hai neanche speso energie. I non giocanti, giusto, intanto vi do degli hint così per... non usa i personaggi, i mostri si chiamano personaggi non giocanti, sono tutti personaggi a Agenda 5 anni. Non usano le opportunità a meno che tu non abbia davvero qualcosa da fare di particolare o che non abbiano loro delle opportunità apposta, perché accelera un po' il gioco. Il colpo va a vuoto, dicevo, la creatura riapre la bocca muovendola verso di te, cercando di ghermirti, ma tu a questo punto sei leggermente fuori raggio, quindi bloccata dal kabutowari piantato per terra, che stai tenendo praticamente col tuo lungo braccio. La creatura è qua che cerca di colpirti, ma non ci arriva, quando la freccia stock lo prende. E a questo punto sentite ruggire le forze del granchio, vedete che i granchi stanno da dentro le scale che sono nascoste, stanno uscendo dei samurai che portano delle specie di rostri di metallo a coppie e che spingono queste mura di metallo verso la barriera, spingendo le creature e rovesciandole oltre la barriera. Quindi vi rendete conto che la battaglia sta volgendo a vantaggio del granchio, come peraltro sembrava fin dall'inizio, stranamente, ma lo scontro vostro non è ancora finito. Kitsuki, ora vi fermo un istante. Sì. Agenda 5 Anelli è un gioco bastardo. Se vi inventate delle cose complicate, non vi viene un cazzo. Come nel più classico, come nella cinematografia dei samurai, voi dovete essere essenziali. Fate le cose che il vostro personaggio sa fare, vedrete che da lì montate di tutto. Quindi il mio suggerimento è: usate l'anello più alto che avete per fare la cosa che vi viene più facile e andate dritti, anche perché in questo momento voi state stabilendo chi è il vostro personaggio, okay? Quindi la scena fino ad ora è stata così e funziona, eh? Il bello è che funziona. Yuchi e Kitsuki sono partiti per primi, per un motivo o per l'altro, vuoi che sono invisi alle fortune, vuoi che la lulla combattere a questa altezza non ci sono abituati, vuoi che la creatura che hanno di fronte li spiazza più dei due granchi, il Kitsuki e lo Yuchi, quindi il drago e l'unicorno, di fronte all'orrore di Fuleng, si sono incartati. Non sono riusciti a davvero fare la differenza. Mentre i due granchi, come una macchina ben oliata, stanno muovendosi in maniera efficiente, la Kuni, che sta svolgendo un ruolo aggressivo, feroce, di difesa, che di solito dovrebbe essere svolta da uno dei grossi Ida in armatura pesante col Tetsubo, lo sta facendo lei con un Kabutowari, con un'arma molto più piccola, sempre un'arma potente, ma comunque non come un randello alto 1,5 meters. E l'Iruma, che vi guarda palesemente con un certo fastidio, è sulla cima della pila che scaglia frecce in sequenza, infliggendo un danno dietro l'altro. Quindi dovete decidere come reagite a questa situazione. Questo ci interessa. Mm-hmm. Cioè, cosa fai adesso?
Vado. Allora, per me, io attacco immediatamente, mosso completamente dall'impulso e anche da un moto di emotività nel momento in cui nella mia testa c'è stato il... la creatura ha attaccato e ha mancato, quindi colpisci. Quindi io vado immediatamente di bastone, ma un istante prima vedo questa freccia che mi taglia l'orizzonte e quando incrocio lo sguardo del granchio ancora di più l'emozione mi monta dentro perché leggo la delusione nei suoi occhi. Fammi essere brutale, tira. Yes. Perché hai descritto un bellissimo turbamento, ma io non vedo l'ora di darlo. Giusto. Allora. È un turbamento bellissimo, per cui spero che tu trovi e tenga del turbamento. Ma se adesso non lo trovi, non mi puoi raccontare questa storia. È giusto. C'è un turbamento. Fai del turbamento. Guarda quanto turbamento. Tieni, ecco, tieni il turbamento, per favore, perché era troppo bello, però adesso me lo devi tenere. No, ricordatevi, questo è una carognata, ma è vero, ragazzi. Tirate i dadi, dite l'azione è quella. L'obiettivo dell'azione. Il gioco si basa su questo. L'obiettivo dell'azione è tirare una mazzata all'avversario. Perfetto, il racconto lo fate dopo, viene fuori da solo. Bene, vai. Ok, tengo uno, lì, due, tre. Ah, perfetto. Oh, allora, oh, che bello. Ricordati che i successi bonus aumentano il danno che fai, eh? Ricordatelo sempre. Comunque. Bene, quindi hai due successi, quindi il tuo attacco passa e in più hai il turbamento che ci hai già raccontato, però adesso ti chiedo di riraccontarlo adesso che sappiamo che l'abbiamo visto. L'opportunità come la vuoi usare? Vuoi recuperare turbamento tu? Vuoi, vuoi non lo so. Allora, non so come possa funzionare, io non ho turbamento in questo momento, questo è il primo che prendo, quindi preferirei utilizzare l'opportunità... narrativamente per aiutare chi viene dopo. Va bene. Allora, sicuramente quello che puoi fare adesso è una cosa che potresti fare è mostrare lo spessore della tua capacità nei confronti dell'Iruma. Cioè l'Iruma ha dichiarato che è infastidito da te, quindi tu potresti usare l'acqua, che è un elemento di profondità e di spessore, per dimostrare il valore del tuo combattimento, cioè dire ok, ho capito dove sono, mi adatto a quello che vedo attorno e ti dimostro che so gestirlo. Okay? È un gesto che tu fai nei suoi confronti che vedrà nei tuoi occhi quello che mancava. Ok. Ok. Questo è puramente narrativo. Quindi descrivi il colpo se vuoi e descrivi pure il turbamento, ce l'hai detto, quindi diciamo vedi questa freccia che ti passa davanti. Posso descriverti l'opportunità anche? Vai tranquillo. Ok, tu dimmi se è troppo, se non si poteva fare. Vai. Allora, ed attacca, sferra il colpo di puro istinto nel momento in cui vede l'apertura, il nemico che manca, e il bastone impatta in pieno sull'elmo della creatura, dato che ha la testa bassa. Di nuovo sente lo sguardo del granchio su di sé, allora... ruota il bastone in modo tale da non colpirlo ma fargli slittare via l'elmo e nuovamente incrocia lo sguardo del granchio. Perfetto. La creatura barcolla a questo punto sotto il colpo violento, osserva l'elmo cadere nel vuoto. Per un istante è come se in quell'occhio, ricordatevi, ha solamente un occhio, in quell'occhio ormai ingiallito dal passaggio del tempo e dalla marcescenza di Fuleng, c'è un istante di percezione. Per un istante è come se la creatura intuisse che cosa sta per capitare e guardando verso il basso si sbilancia. Per un istante avete la sensazione che la creatura si lasci andare, ma il corpo senza vita, animato da questa energia malvagia, cade oltre la muraglia di Caiu e, rimbalzando due volte lungo la pietra della muraglia, si schianta alla base nel vuoto, nel buio, dove voi non vedete, dove vi intravedete solamente il baluginare delle ossa bianche di tutte le creature che ci sono attorno. Vi fermate per un istante guardandovi a destra e a sinistra per vedere le truppe del granchio che stanno respingendo le ultime creature oltre il muro. Dopodiché sentite il ruggito
di un samurai che chiama, che intima a tutti di fermarsi, c'è un istante di silenzio e poi tutti i granchi sollevano le armi urlando perché i nemici sono stati sconfitti. Sigla. Yes. Dimmi te quando mettere play. Siete pronti? Mm-hmm. Siete preparati? Che mi interessa. Siete preparati psicologicamente? Sì. Direi. Allora, vi ricordo l'ordine, sono Pedro, Samu, Marta e Matt. Ok? Mm-hmm. Chiaro. Descrivo io e poi vi cedo la palla. Sì. Metto play. Vai. Partiti. Luppa. Già fatto. Partito? Io non lo sento. Sì, sì, è partito. No. C'è un'asta di bambù su cui cola dell'acqua che batte su una roccia. Un samurai di spalle che guarda la luna. Fuori dalle mura della sua casa, scivolando sopra terre verdi, montagne scure e poi una terra, una pianura molto 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 ampia, piena di alberi, si intravede una gigantesca muraglia. La muraglia diventa sempre più grande fino a diventare un gigantesco bastione scuro, ma oltre questo bastione c'è una notte nera, nera come la pece, in cui non si vede nulla. L'unica cosa che si vede è un puntolino verde, un microscopico puntolino verde, in mezzo a questo mare nero. Si chiude un sipario che si riapre ed è inquadrato solamente un volto. Il volto è il volto rugoso di un uomo, dallo sguardo arcigno, le sopracciglia spesse. Ogni ruga rappresenta una battaglia e una sconfitta, e lui di rughe ne ha tante. C'è una cicatrice piccola sotto l'occhio, probabilmente il resto di qualcosa che non se n'è mai andato. Il suo sguardo è duro, ma sul fondo c'è una leggera punta di dolcezza. Probabilmente l'amore o l'affetto per qualcuno che gli è molto caro. Il naso è un po' spesso bitorzoluto e la sua bocca si contorce leggermente in un sorriso amaro. Si chiude per un istante il sipario per riaprirsi su Hiruma. Il volto del personaggio che si vede è giovane, ma teso, e la tensione dei muscoli su questo volto pulito, completamente ben rasato, con soltanto una piccola cicatrice sul sopracciglio e un nastro colorato blu, bianco, oro e nero sulla fronte, sono in controtendenza con questo aspetto giovanile, un'espressione molto dura e temprata. Lo sguardo passa dal lato, come a guardare se ci fosse qualcosa dietro di lui, alla telecamera e oltre. C'è un tremore nel passaggio dello sguardo, una paura di qualcosa che può arrivare da dietro, il coraggio di guardare qualcosa di spaventoso ma con determinazione davanti. Il sipario di legno si chiude di nuovo e si riapre su una figura di donna. È un volto di donna con la pelle liscissima, bianca, coperta di trucco, ha due punti neri qua sopra,
Le sopracciglia sono rasate completamente e ridisegnate. La bocca è coperta da un rossetto che copre solamente la parte centrale. Non c'è una ruga, non c'è un danno su questa pelle, ma non è bella. Ha un naso abbastanza adunco, abbastanza aquilino, sembra il becco di un gheppio. Ha gli occhi di colore scuro che tradiscono un acume non indifferente, un'attenzione per tutto quello che la circonda. Si intravede sopra la sua testa quello che sembra essere un copricapo, un cappello di qualche tipo di colore verde, e vicino alla e sul collo si intravede il tatuaggio di una coccinella. Il sipario si chiude per un istante e si riapre di fronte a Kizuki. Ok, il volto di Hidetaka è estremamente giovane, ha i capelli neri raccolti in un codino e non particolarmente ben fatto, molti ciuffi cadono davanti al volto e non ha un viso perfettamente rasato, è rasato ma ha un pochino di ricrescita che non sta curando in questo momento. Ma non sono questi piccoli dettagli, come nemmeno gli occhi neri come i capelli, ma una cicatrice che rovina leggermente l'attaccatura dei capelli, e come da questa cicatrice non particolarmente grossa, non particolarmente vistosa di suo, ma partono queste strane venature leggermente nere che soltanto a una seconda occhiata si notano per davvero. Ed è soltanto quando l'inquadratura sta per distogliersi che ci si accorge che lo sguardo del ragazzo è sempre rimasto fisso davanti a sé, come se cercasse qualcosa, e invece è solo all'ultimo, dal fatto che la bocca rimanga sempre così tesa, così immobile, che si accorge che lui si stava sforzando di guardare per tutto il tempo in camera. Il sipario di legno si chiude e si riapre un'altra volta. Di fronte c'è un volto completamente coperto da un kabuto, un elmo. È un elmo da pesantissimo, tutto fatto di legno e metallo con delle borchie, copre lasciando visibili solamente gli occhi, e sul volto c'è un mempo. Il mempo, che è la maschera che si porta sul muso, sul naso, per coprire naso e bocca durante i combattimenti, è formato da due chele sovrapposte, come se stessero cercando di tenerlo in silenzio. Gli occhi, che sono l'unica cosa che vediamo, intravediamo una pelle scura e un volto pesante con delle sopracciglia molto spesse e molto vicine, ma l'unica cosa che c'è è questo sguardo. Il suo sguardo è carico di determinazione e di dolore. È lo sguardo di qualcuno che ha visto veramente tanto. Il sipario di legno si chiude e si riapre di fronte a Kuno. Una testa rasata, completamente rasata. Delle goccioline imperlano la fronte e cadono verso il basso. Cadono e attorno a delle sopracciglia anch'esse rasate, fin sugli zigomi. Zigomi e sopracciglia avvolgono degli occhi spenti, come di una persona morta, ma che si muovono costantemente, guardano da una parte e dall'altra, in alto, in basso, in profondità, verso la telecamera, da tutte le parti. Poi, sulle labbra di questo volto femminile, ma molto molto duro, e segnato da cicatrici che non sembrano materiali, quanto più date dal tempo e dalla sofferenza, compare una specie di grigno, una specie di grignamento di denti. Gli occhi all'improvviso si accendono di un leggero bagliore. Il sipario di legno si chiude e si riapre di nuovo di fronte ad una figura dallo sguardo severo. La sua pelle è perfetta, è truccato sotto gli occhi e sopra gli occhi con del trucco di colore rosso scuro, che gli conferisce un aspetto strano. È come se i suoi occhi stessero bruciando. C'è una piccola cicatrice a lato del volto, che sembra data da un leggero taglio, come se fosse tagliato durante la rasatura o qualcosa del genere. E tutto questo volto
rappresenta una determinazione e la chiara intenzione di qualcuno che ha un obiettivo. Al tempo stesso, dentro agli occhi di quest'uomo non ci sono le terre dell'ombra. Dentro agli occhi di quest'uomo non c'è la comprensione di dove si trova. C'è una grande saggezza, ma c'è la mancanza della comprensione del suo contesto. Il sipario si chiude e si riapre un'ultima volta. Yuchi. Mokuhiro sicuramente è quanto di più atipico fra i personaggi presentati adesso. I capelli sono legati in una coda alta e tradiscono le sue origini non totalmente autoctone. Infatti i suoi non sono capelli neri ma di un castano tendente al rossiccio. Il volto, la parte superiore, è truccata, ha uno strato di bianco non troppo pesante e gli occhi sono molto decorati con un trucco nero e rosso che fanno apparire per appunto la parte superiore del viso molto femminile. Ma scendendo si vede che sotto c'è una barba molto ben curata, non troppo lunga, appuntita, e due lunghi baffi che escono praticamente dall'inquadratura. Questa barba e questi baffi sono decorati con dei ninnoli, dei gioiellini che ad una prima occhiata sembrano oggetti innocui, tranquilli, e di giorno rifulgono la luce donando un certo splendore, una certa aurea di pace al sorriso di questo ragazzo dall'età ignota. Ma appena la luce cala e rimangono soltanto i riflessi della luna, questi ninnoli prendono l'apparenza di zanne che nella notte ben poco rassicuranti risultano. Il sipario si chiude un'ultima volta per riaprirsi di fronte ad un ragazzo. È il volto di un giovane, non ha rughe, è segnato da una vita difficile probabilmente, lì si intravede l'inizio di un copricapo scuro molto semplice, non ha barba, è proprio un ragazzino, ha le sopracciglia rasate e ricostruite e il sorriso affabile di una persona che ha ancora tanto di fronte, tante cose da fare, tante cose da vivere, tante cose da scoprire. Sullo sguardo di questo ragazzo il sipario si chiude un'ultima volta. Rimane il buio che si vede oltre la muraglia e il piccolo puntolino verde da cui compare piano piano una ragnatela verde sempre più ampia che a un certo punto copre tutto quello che vediamo, lasciando solamente questo ragno di giada in vista. Fine. Bravi. Not easy. Bello bello. Non facile, complimenti. Per dato che ci sta a spiegare chi avete visto, perché sennò voi probabilmente l'avete capito, non è detto che l'abbiano capito tutti, perché non è neanche detto che tutti abbiano seguito. La figura che ha intravisto, che si è vista prima di Iruma, era il nonno. Lui ha un anziano che abbiamo definito nonno. Gli ha insegnato tanto, quindi è una figura di mentore per Satoshi, che è un vecchio Iruma, quindi è uno che ne ha viste tante, deve averne viste veramente viste e fatte tante. La figura che si è vista con Kitsuki è Mayoko, che è la moglie. Uh-huh. Lui è sposato e quella è l'immagine della moglie, che è una Kitsuki anche lei, che è con voi peraltro alla muraglia dopo essere venuta via assieme a te dalle terre di Kitsuki. Cioè, la figura che si è vista prima di Kuni, prima di Ibine, è il carceriere, che è il custode delle carceri della polvere, quindi questo luogo dove vengono rinchiuse le figure che per qualche motivo, pur essendo negative, cioè pur essendo corrotte, contaminate, non devono essere uccise, a differenza di le caserme dei dannati, che sono, diciamo, figure che loro malgrado sono contaminati, queste sono figure più pericolose e quindi vengono isolate e gestite separatamente dagli altri. Diciamo che sono figure di cui non si capisce se è meglio che muoiano o che vivano, e quindi nel dubbio vengono tenute vive e isolate in un posto. L'ultima figura invece è quella di Asako Otodate,
che è un inquisitore della Fenice, la famiglia Asako, che si è trovato ingaggiato assieme a Yuchi Mokuhiro durante uno dei primissimi scontri che lui ha fatto alla barriera, e lo ha visto utilizzare il Meishodo, quindi la via dei nomi, questa arte considerata parzialmente blasfema dai protettori dell'anima del Rokugan, che sono le Fenici. L'ha visto in uso, ha dimostrato la potenza di questa arte e al tempo quindi il pericolo di questa arte, anche l'inquietante capacità di dominare i kami, che in teoria sono spiriti superni. E quindi ha preso di petto la sua esistenza e ha deciso che deve sostanzialmente rovinargli la giornata. Ci speravo che fosse lui. La quinta figura non sapete chi sia. È un ragazzo, chiaramente un granchio, ma non lo sapete. Riprendiamo. Ci sono domande di qualche tipo, lato vostro, lato chat? Se no io vado. No, vai pure. C'è un commento. La sigla è bellissima e c'è una richiesta, ma è coperta da copyright oppure possiamo utilizzarla nelle nostre campagne? No, la sigla è una roba che... Il Rosso ci ha fatto una puntata del suo podcast sulla sigla. Sì. È una roba che la prima volta l'abbiamo con me, che rompo l'anima tanto per cambiare, perché una delle prime volte che l'ho usata con lui, gli era piaciuto un casino, quindi l'abbiamo usata un po' di volte, poi da lì è un paio d'anni che la usiamo bene. Non so se non vi era mai capitato, però la sigla è molto figa. Non solo mi è capitato, ma la sto applicando anch'io. Bene, no, ma è uno strumento divertente da fare, perché comunque è un momento... La prossima volta lo faremo a inizio partita, adesso volevo farlo dopo che avete iniziato il combattimento, non perché il combattimento è centrale, perché il combattimento è l'esplorazione dei personaggi nella Leggenda dei Cinque Anelli, cioè alla fine dei conti, detto tra noi, non ce ne frega un cazzo di uccidere uno scheletro, non è quello il gioco, cioè nel senso, è il mostro di livello basso, cioè se un CR un ottavo in D&D, voglio dire, ne puoi fare fuori a tonnellate, quindi chi se ne frega, il punto è capire chi è, e secondo me già un po' i personaggi sono usciti. Okay. C'è un personaggio che si mette di prima linea anche se non è in grado di farlo, quindi un personaggio che tende al sacrificio, che è la nostra Kuni. C'è un personaggio che ha un rispetto e anche un fastidio per chi non fa le cose fatte bene, quindi ha determinato, come dire, un certo rigore logico, che è l'Iruma. Lo Yuchi ha determinato un tentativo di vedere più in là, ma al tempo stesso una mancanza di concentrazione sulla parte centrale, vede molto in là, che è molto unicorno peraltro, cioè vede tanto in là ma fatica a restare concentrato. Dall'altra parte c'è il Kitsuki, che ha fatto secondo me la cosa più Kitsuki di tutte, cioè ha imparato e ha imparato in fretta, quindi se ci pensate, da questo piccolo scontro, mi spiace che sia stato un po' lungo, poi vi spiegherò meglio come accorciarlo, il concetto è, avete visto Pedro che vabbè ha giocato, abbiamo anche già giocato assieme, ha già giocato tanto, poi lui era mai master, credo che si è fatto anche un paio di campagne se non ricordo male, cioè è abitudine, soprattutto imparate a essere molto veloci nell'esplorazione del turbamento, cioè all'inizio ci sta, no? Che ti prendi un po' di spazio, però il turbamento deve essere, sono incazzato, sono ancora incazzato, adesso mi sto cagando addosso, cioè deve essere una roba, deve essere un viaggio, però deve essere molto veloce, ma non vi preoccupate, ve l'ho lasciato fare ed era giusto così, anche giusto prenderci la mano, però dico, dopo un po' diventa molto rapido e quindi diventa anche più snello, se no il combattimento durerebbe 6 ore. Va bene, se non ci sono domande riprendiamo subito e riprendiamo così. Mentre sentite le urla di gioia, sentite un grido di dolore. E rapidamente le truppe, le grida di gioia rispetto ad altre occasioni di questo tipo che vi sono capitate durano pochissimo. Sono veramente due grida di gioia, dopodiché il granchio ricomincia subito a organizzarsi. Perché sulla barriera di notte dopo uno scontro non si lascia tempo al tempo. Quindi tutti cominciano a riportarsi nelle loro posizioni quando sentite un urlo. Poco lontano c'è un samurai Ida, quindi un samurai di quelli in armatura pesante, con il volto, una maschera di sangue, proprio devastato, schiantato al suolo, che urla. Cioè la pelle è stata, cioè non ha più la pelle, quindi dovrebbe essere probabilmente morto, e soprattutto tutte le persone, tutti i samurai che ci sono attorno si guardano come se cercassero di capire cosa sia successo, perché queste creature
che avete visto erano uniformi, erano un ammasso di ossa che si muoveva tutta insieme, non poteva avere né l'interesse né la capacità di svolgere un compito così cruento, una violazione così aggressiva di un samurai. E il samurai che sta urlando in questo momento al suolo è proprio riverso a pancia in su, è completamente nel panico, è completamente, cioè è proprio impazzito, e i suoi compagni lo guardano e vedete che alcuni tra l'altro si tengono a debita distanza con le armi imbracciate, impugnate, come se stessero misurando il pericolo che questa figura, che un tempo era loro amico, potrebbe diventare. Tenete conto che Kuni è ferita, quindi sanguina copiosamente, mentre voi altri siete più o meno tutti in ordine, quindi ditemi come volete comportarvi nel momento in cui succede questo. Sono visibili segni di corruzione sul samurai? È lontano, in questo momento non riuscite a vederlo, vedete il samurai a terra, capite, cioè vedete il sangue che cola dal volto, ma siete a una trentina di, cioè una ventina di metri, in mezzo tra voi e lui ci sono una decina di samurai, quindi non sei in grado di vedere una cosa così accorta. Però mi piace perché notate che la Kuni come prima cosa guarda verso il samurai. Cioè è lì, che ha appena preso un paio di mazzate, che sanguina dal braccio copiosamente, ma la prima cosa che fa è guardare il samurai. Pedro? Io non rimetto l'arco ancora sul retro della schiena e voglio vedere se c'è... Voglio guardare intorno invece, se ci sono altre situazioni simili. Al netto delle grida... Voglio vedere se c'è qualche samurai del granchio caduto e se ci sono appunto magari anche solo compagni che invece che aiutarlo in maniera diretta, quindi prendendolo e portandolo verso i cerusici, verso le infermerie, nel retro della barriera, hanno un atteggiamento diverso, un atteggiamento cauto nei loro confronti, così come sta succedendo lì davanti. Allora... No, ci sono dei samurai caduti, ci sono dei samurai feriti, perlomeno. Ti vedi qualcuno a terra, non sai se sia morto o no. Non vedi nessuno in questa situazione. Cioè, quello punto è unico. Infatti, tra l'altro, in questo momento i samurai sono tutti tornati in silenzio. Quindi c'è il rumore, ovviamente, degli stivali, delle armi che vengono rimesse via, delle cataste di roccia che vengono ripristinate per ributtarle di nuovo sopra. Cominciano a funzionare gli argani alle vostre spalle. Sentite che con gli argani stanno sollevando... i vari min che verranno a portare via i cadaveri, le frecce, tutto quello che serve, tutte le risorse che tu ben conosci peraltro, perché è il lavoro tuo quello di procurarle, ma l'unica situazione anomala è quella lì a sinistra, e vedi che proprio lì, tra l'altro, fai caso adesso che Ida Kakuryu, il tuo signore, quello da cui tu dipendi in questo momento, è lì, e tra l'altro lui comanda questa zona, comanda il 10° torrione, in questo momento è proprio lì a 10 metri dal samurai che sta dirigendosi verso il samurai caduto. Mi dirigo verso il mio superiore. Ok. Le figure che avete attorno, vi guardate per un istante, non siete qua per caso, in realtà, assieme. Da quando sei arrivato nelle terre del granchio, oggi scusate non ho i nomi, Hidetaka, non mi ricordo, non mi restano in testa, da quando sei arrivato nelle terre del granchio, Hidetaka, tu sei stato assegnato, tu sei stato mandato qua alla ricerca di questa figura che ancora non hai trovato, ma quando sei entrato sei stato subito individuato dai Kuni che hanno immediatamente notato la cicatrice che hai descritto. Okay. Non si sono allertati, ma hanno avvisato il torrione, che tu qui, se voi qua siete nelle terre dei Kuni, siete praticamente davanti a quello che si chiama il castello della nazione, che è la casa dei Kuni, okay? il castello ancestrale dei Kuni. È stato avvisato ed è stato chiesto di assegnarti qualcuno che si accertasse che la tua situazione è stabile. È una cosa che capita, quindi è una cosa prevista, e temporaneamente ti è stata assegnata Kunibine, cioè a lei è stato chiesto di accompagnare nei giorni successivi questa figura per capire come si comportasse. Hai un incontro che devi svolgere con un membro della famiglia Kuni alle prigioni. Cioè, le prigioni a volte vengono utilizzate per fare delle, come dire, dei,
degli assessment, delle analisi sulle persone che arrivano alle terre del granchio, che portano ferite strane o dimostrano comportamenti particolari, che se tutto va bene esci il giorno dopo, se tutto fa male rimani lì dove sei e non ti vedremo mai più. Tua moglie ti ha accompagnato, anche se in questo momento non è sulla muraglia con te, premesso che anche lei è un samurai, anche lei è una kuni, è una kitsuki, quindi anche lei è una investigatrice, per così dire. In questo momento è probabilmente più verso il castello rispetto a dove sei tu, ma è comunque un giorno di viaggio. Mentre Yuchi, come tu sai, i kuni ti stanno tenendo d'occhio, perché il modo in cui tu hai affrontato il primo incontro nelle terre della... tu sei arrivato probabilmente con una piccola carovana di unicorni nelle terre del granchio. L'incontro che tu hai avuto con queste creature e il modo in cui lo ha gestito ha attirato l'attenzione dei cacciatori di streghe, dei cacciatori ovviamente di stregoneria. Cacciatori di stregoneria sono questo gruppo ristretto all'interno dei cuni, particolarmente abili nella caccia a tutto quello che viene dalle terre dell'ombra e comunque dalla parte oscura, in realtà dalla magia del sangue, quelli che si chiamano Mahotsukai, cioè i maghi di sangue, che sono figure molto pericolose, molto torbi della magia del sangue. Usare il sangue è un elemento potentissimo, ma utilizzarlo corrompe l'anima, quindi vuol dire che puoi essere, è il lato oscuro, puoi essere molto molto forte ma molto molto pericoloso per te e per gli altri. Ti hanno anche tu sei stato assegnato proprio in questo momento alla prigione, perché ti è stato chiesto di dirigerti alla prigione scortato comunque dai granchi. Quindi in questo momento siete sostanzialmente assegnati a Ibine e Satoshi, che vi devono, come dire, blandamente, perché non siete prigionieri, non siete neanche come si dice, siete ospiti, che è una via di mezzo tra prigioniero e ospite davvero. L'idea è quella che voi dovete recarvi alle prigioni a svolgere questo controllo. Questo perché? Perché in questi giorni si tiene il simposio dei cuni. Il simposio dei cuni è un momento in cui tutti i cuni si trovano al castello della nazione e si scambiano tutte le informazioni che hanno, e quindi potreste essere invitati al simposio a partecipare per capire in che modo potete aiutare la famiglia Kun. Questa è la questione. Tenete conto che voi siete ospiti dei Kuni, di fatto. Quando tu entri in una terra di qualcun altro, sei ospite di quel clan e di quella famiglia. Quindi voi vi conoscete tutti, anche se da poco, e più o meno siete ospiti monitorati, okay, diciamo così. Chiaramente siete stati... c'è un primo controllo, che tu non avessi la contaminazione della terra dell'ombra, è già stato fatto, e sanno che non sei corrotto, quindi siete liberi di muovervi. Difficilmente non siete ostaggi, quindi non siete chiusi in casa, potete fare quello che volete. Diciamo che genericamente dovreste avvisare quando fate qualcosa, in modo che loro due possano decidere che cosa fare di conseguenza. Okay. Allora, dato che già ci conosciamo, e anzi probabilmente ci ho avuto già a che fare, e siccome è stata ferita letteralmente davanti a me, aggiungiamoci il fatto che non ho idea di che cosa stia succedendo e non so come comportarmi in questa situazione, io mi avvicino a Ibine e cerco di cogliere innanzitutto da lei c'è due cose mi interessa sapere: se sta bene, cioè quanto è grave la ferita, e cercare di capire lei come sta reagendo a questa situazione. Ok, allora, la ferita in realtà è un taglio, non è niente che tu non sia in grado di gestire da un punto, anche solo, come dire, con l'istinto, okay. Quindi si tratta di bloccare la ferita, è un taglio profondo perché purtroppo le katana tagliano, probabilmente andrà disinfettato perché la spada era arrugginita, ma non sembra, perlomeno non ti sembra una cosa grave. Ovviamente tu non hai non è che non hai la più pallida, però sai che un oggetto... oscuro può portare una contaminazione più profonda, però non hai idea se questo possa essere il caso o no. La Kuni non sta urlando e non sta correndo a destra manca sbraitando, quindi probabilmente no. Okay. Di solito funziona così. Okay. Se il Kuni non è allarmato, tu non dovresti essere allarmato. Quello che vedi di lei invece ce lo dice lei. Semplicemente una gigantesca tizia con questo kimono fortemente liso sul davanti, lo noti subito perché è davvero, davvero sdrucito, quasi
non si dovrebbe andare in giro vestiti così, insomma, eppure è così, che appena la guardi ti risponde solo con il gesto che nel linguaggio internazionale dei segni italiano però significa qualcuno deve. Satoshi vi ha già detto che utilizza spesso questo motto, in qualche modo, che ripete questo motto costantemente, e Satoshi sa che cosa significa per Ibine, sa qualcosa della sua storia probabilmente. Che vuol dire? Direi che sa della sua occupazione, per chi lavora, e che il suo motto a tutti gli effetti è una rivendicazione costante del un po' fatti i cazzi tuoi, detto molto fuori dai denti, dall'altro è necessario che qualcuno lo faccia, qualcuno deve farlo, okay, non perfetto. C'è speranza di riuscire a vincere, ma qualcuno deve farlo. Ok, quindi c'è una sua dimostrazione di spirito di sacrificio. Ok, esatto. Corretto. Capito bene. Ok, perfetto. Quindi per l'ennesima volta ti ripete quello che hai già sentito. Sì. Come la ricevi questa cosa? Ma se è una cosa che appunto ho già metabolizzato, da un lato non mi sorprende, nel senso non mi è nuova, dall'altro mi sorprende perché non mi sembra al momento. Cioè, io volevo sapere un'altra cosa, a me interessava sapere cosa fare di quel tizio lì. E quindi sicuramente c'è un po' di perplessità, probabilmente Hideta calza un sopracciglio e a questo punto lo chiede e dice proprio per l'uomo che urla come bisogna comportarsi. Posso prestare soccorso? Ti indico Hidetaka e ti faccio segno di seguirmi. Ricordi che tu non sei muta, sei sorda. E sì. Peraltro la sordità non è necessariamente completa, tu potresti anche dire qualcosa. Decidi tu questa cosa qua. Però, mi immagino una sordità comunque progressiva, lei è vecchiotta. Immagino un personaggio che parla molto 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 poco, però okay, quando parla. Va bene. Sto conservando le battute. No, va benissimo, benissimo. No, ma non era una reprimenda, era proprio per dire tieni conto che puoi misurarlo. Cioè lo svantaggio diventa uno svantaggio quando ti serve, mettiamola così, narrativamente. Quindi va bene. Quindi fai dei gesti che probabilmente appunto per lui saranno, come dire, da interpretare. Ok. Yuchi, tu non hai ancora detto nulla, mentre Iruma si sta dirigendo verso il suo signore, che è lì che lo guarda. Ecco, nel frattempo io, seguendo la volubilità dell'unicorno, mentre loro stanno parlando, io mi sono già proiettato verso l'uomo che urla. Proprio senza neanche pormi domande sui miei compagni, come stanno, come non stanno, io ho sentito uno urlare, sono istintivamente andato a curiosare. Ok, stai camminando assieme a Iruma, allora vi state dirigendo in quella direzione. Voi due siete subito dietro, perché se non ho capito male tu gli hai fatto cenno di venire, giusto? Il gesto così era vieni, ok. Quindi voi siete poco più indietro, quando Kakuryu si gira guardandovi con sguardo tetro e dice: Satoshi, sei ferito? Lo sarò. No, mio signore. E neanche i nostri ospiti. Pensavo sarebbero morti al primo assalto. Si sono resi utili? I Kuni si sono impegnati affinché i nostri ospiti risultassero illesi. Il samurai fa un cenno con la testa, dopodiché si gira, fa un passo avanti e con voce ruvida dice: Ishimura, smettila di gridare e dici cos'è successo. Il samurai è in preda a delle urla atroci, ma la durezza con cui il suo signore gli dice qualcosa per un istante riporta la luce nel suo buio, e lui, guardandosi in giro, gli occhi sono coperti di sangue, il volto è come se qualcuno gli avesse strappato la faccia o graffiato la faccia, si gira verso l'ufficiale senza vederlo di fatto, seguendo solo la voce, e dice: Signore,
Oni. Dopodiché cade all'indietro con la testa svenuto. Nel momento in cui la parola Oni gira sulle mura, tra i granchi cala il silenzio. L'unica cosa che si sente sono i calzari di Kitsuki che sta camminando ancora e che arriva. E si sente per un istante, si sente il rintocco dei calzari di Kitsuki, che è l'ultimo che si ferma perché eri un po' più indietro. E c'è un attimo di silenzio in mezzo a tutti gli uomini sulla barriera. Alla parola Oni, io non posso fare a meno di frenare la mia curiosità. Quindi, in realtà, quando lui sta svenendo, o è già svenuto, eccetera, la mia intenzione sarebbe: io vorrei usare il bacio della dama stagno per tentare di lenire la sua sofferenza, o se addirittura magari riesco a fare qualcosa per fermare questa cosa che mi sembra più una maledizione che un male effettivo. Allora, è un insieme delle due cose, nel senso che in realtà gli hanno strappato la faccia, quindi... Ah, ok. Pensavo, no, so, diciamo. No, però il punto è buono, perché comunque quella che si chiama, appunto, in lingua dell'estera, si chiama bacio della donna stagno in Rokugani, è la benedizione di Jurojin, cioè il balsamo di Jurojin, è un incantamento, è un'evocazione che permette di curare o proteggere dagli effetti del mako, quindi della magia oscura, quindi potrebbe anche avere un senso. Per le tue conoscenze soprattutto è un gesto importante, tra l'altro. Ok, quindi fai un passo avanti e cerchi di evocare gli spiriti della terra per lanciare l'incantamento. Vai. Yes. Quindi devo fare teologia e terra, giusto? Allora, con questo incantamento devi toccare la... No. Non necessariamente. Dice individua raggio 0-1, quindi... Sì, sì. Sì, in realtà potrebbe essere a tocco. Però dimmi perché ti interessa, Marta. Perché nel caso si avvicini a toccarlo, lo blocco. Ok. Allora, ragionevolmente lui si avvicinerà abbastanza da poterlo toccare. Ok. Quindi fai un passo avanti e lo fermi. Sì, gentilmente gli afferro il polso, lo guardo negli occhi e scuoto la testa. Io le prendo la mano con cui mi ha fermato con entrambe, in maniera molto gentile, molto calorosa, e... Kunisama, non preoccuparti, so quello che sto facendo, voglio solo lenire il suo dolore, niente di più, niente di meno. Ok. Sorridendo, lui ti fa questa affermazione. Sai che è uno Shugenja, quindi sai che comunque sono figure riverite da un certo punto di vista, sono superiori quasi a tutte le altre. Quindi lascio andare il suo polso, lo guardo con un po' di sospetto, però. E guardo molto attentamente quello che fa. Tutti anche ti stanno guardando, oltre al Taisa che ti stava guardando, l'ufficiale che ti sta guardando con grande attenzione perché c'è un per fare questa cosa che stai facendo tu devi puntare un punteggio di gloria. Ok, vuol dire che tu devi puntare il tuo rank in gloria. Quanta gloria hai tu? Lo dico subito, io in gloria ho 50. Ok, per fare questo gesto che tu vuoi fare devi spendere 5 punti, devi mettere in gioco 5 punti di gloria. Se fallisci fai una figuraccia cataclismatica di fronte a un gruppo di granchi, perché tu qua stai mostrando chi sei. Quindi se funziona, molto bene. Se non funziona, fa una figuraccia. Oh beh, buttiamoci. Ok. E mandiamola anche in vacca, quindi dopo che mi ha mollato il polso faccio anche un inchino molto reverenziale nei suoi confronti. Ok. Vado verso il povero disgraziato e... Beh, che dire. Buono. Buono, buono, difficoltà è 1. Beh, allora, dimmi se ha senso. Difficoltà 1, quindi io mi terrei 2 successi e 2 turbamenti e mi terrei anche un'opportunità per vedere che cosa succede. Ok, allora, l'opportunità, gli incantesimi le puoi usare, hanno delle opportunità loro, oltre a quelle standard. Una cosa che puoi fare
Tieni conto che questo serve a, la benedizione di Jurogen serve a proteggere, il balsamo di Jurogen serve a proteggere dalle malattie e dai veleni. Una opportunità ti permette di renderlo resistente anche a tutte quelle cose ultraterrene, profanate e mago che probabilmente lui ha. Quindi l'opportunità ti serve per andare a successo completamente sull'effetto. Capito? In quel modo lo proteggi di tutto. Attenzione, non glielo cancella, ma gli permette di combatterlo. Per quello avrei dovuto fare due opportunità, giusto? Le due opportunità in realtà servono a togliere il veleno e le malattie, non il mago. Per proteggerlo da questo tipo di effetto, il punto è che se la deve un po' cavare da solo. Però tu gli hai dato delle armi con cui combattere, che è importante. Certo. Va benissimo, allora. Quindi ti sollevi sopra la figura, posi la mano, prendi un unguento da una tasca della tua veste, lo passi sulle tempie del samurai che sono ustionate dall'erosione e pronunci delle parole. Queste parole sembrano fortificare, vedi che il corpo si irrigidisce ma poi si ammorbidisce, si sente di nuovo la barriera ruggire nel momento in cui la muraglia di Kai ruggire nel momento in cui tocchi le tempie di questa figura e si sente diffondersi l'odore dell'argilla e ti accorgi che la figura sembra placarsi e il suo respiro sembra uniformarsi. Quindi i samurai che ti stavano osservando senti un borbottio di stupore e di soddisfazione e soprattutto senti il grugnito di Kakuryu che è alle vostre spalle col suo elmo a forma di granchio, senti ruggito, il grugnito tipico del capo del granchio. Sopra la tua testa, dalla torre, vedi uno sguardo acuto verso di te e vedi che una figura ti sta osservando dall'alto con la sua veste rosso scuro che ondeggia di fronte al fuoco che sta sopra la torre, che si gira e ritorna verso l'interno della torre. Penso che il mio turbamento sia proprio bravo. Quello. Benissimo. Tu quanto hai preso di turbamento? 2. Che sensazione hai nei confronti di questa figura in questo momento? Allora, in questo momento la figura mi mette fortemente a disagio, ma il vero disagio lo provo nei miei stessi confronti, perché da un lato sono riuscito in quello che volevo fare, ma d'altro canto il mio pensiero è, ok, ho dimostrato per l'ennesima volta di quanto sono figo e capace, però questa cosa mi sta mettendo dei riflettori contro. E quindi io sono conscio che più do, come dire, adito alla mia mania di grandezza, di voler salvare tutto e tutti, più metto a rischio il mio compito finale, che è quello di trovare l'arma e portarla al mio daimyo. Quindi c'ho proprio questo attimo di realizzazione in cui dico, ce l'ho fatta! Oh, bene. Ti porti a casa un punto di gloria per questo gesto. Hai mostrato al granchio dopo esserti messo in una situazione negativa con l'Iruma che ti guarda male, sei riuscito a dimostrare di saper fare la cosa giusta. Dopodiché, però, sentite che un istante dopo il grugnito, Kakuryu si guarda attorno e dice: Samurai, non c'è da scherzare. Se davvero un Oni ha superato il parapetto della muraglia, dobbiamo trovarlo immediatamente e dobbiamo proteggere questo luogo da qualsiasi altro tipo di assalto. Quello che abbiamo visto potrebbe non essere che un assaggio di quello che sta per arrivare. Tutti alle postazioni difensive. Si gira poi verso di voi, guardando in particolare Iruma, e dicendogli: e voi, trovatemi la bestia. Allora, coglie un brivido sulla mia schiena e qua cedo un po', perché il mio personaggio è molto superstizioso e credo che un Oni abbia appena rubato la faccia di qualcuno tra i miei compagni della barriera. Quindi questo non mi rassicura, essere messo sulle tracce di questa cosa sicuramente non mi piace, quindi c'è un leggero brivido sulla schiena, ma quasi sfrutto il movimento per mettermi più rigido. Bello. Fare un inchino in avanti. Ti suggerisco
ti suggerisco di circoscrivere, e succederà, quindi non ti preoccupare, la tua superstizione agli yorei, cioè gli spiriti, okay, fantasmi, roba, perché sennò avere essere superstizioso nei confronti, perché ci avevo pensato poi rileggendolo e guardando i personaggi, dicevo, cazzo, superstizioso dei demoni qua, cioè, cazzo, vive una vita di merda, cioè, ti conviene esatto, circoscrivere ai fantasmi, che sono una cosa abbastanza chiara, che va bene, cioè, è più, perché sennò veramente è panico, cioè, povero Cristo, cioè, mica superstizioso. Tesissimo. Però mi piace che funzioni, cioè, comunque, cioè, quel minimo di cazzo. Gli oni, per la cronaca, sono la classe alta dei cattivi, nel senso che sono demoni, sono emanazioni dirette della furia di Jigoku miscolata da Fuleng, quindi è proprio un'emanazione malvagia di Fuleng. No, mentre per dire gli scheletri sono, come dire, le sfrange del potere che è rimasto lì, cioè, no, la parte di suppurazione che è rimasta lì, dopo un po' ha tirato su degli scheletri, sono robetta, il demone è un frammento di questa malvagità, quindi sono una roba molto più pericolosa e molto più grossa, potenzialmente molto pericolosa, potenzialmente molto più pericolosa di quanto potete gestire da soli, quindi equilibrate bene le vostre risorse, cioè scegliete bene che cosa fare. Non è detto che prendere, affrontare il demone nel primo acchito possa essere la mossa migliore, soprattutto mentre siete dentro un posto fatto di samurai, cioè sì, valutate bene la vostra richiesta. Quindi si gira verso di voi e vi dà quest'ordine. Per regola voi dovreste seguirlo, potete non seguirlo o fare qualcosa di diverso, ma tenete conto che in questo momento voi siete i suoi ospiti e quindi lui è il vostro signore, come dire, di livello inferiore rispetto al vostro signore principale, ma di fatto è il vostro signore. Soprattutto ricordatevi che qualsiasi samurai può dare un ordine a un samurai di rango più basso. Io lo seguo assolutamente. Sugli spalti, scusami, dimmi. No, era solo per dire, anch'io mi accodo assolutamente. Sugli spalti i samurai sono ovunque, e sopra la torre dove avete visto l'inquisitore, cioè l'Asako con le sue vesti rosse, vedete anche un paio di kuni, un paio di purificatori, quindi vedete Shugenja con un kimono blu con la maschera del kabuki, quindi la maschera bianca con le righe. Peraltro mi aspettavo la maschera bianca, invece non hai la maschera tu, Marta. No, alla fine ho preferito il trucco. Marta, perché la maschera del kabuki è lei che doveva, non ce l'hai alla fine, non l'hai descritta. No. Ok, no. Va bene. Non è obbligatorio, infatti ero colpito. No, era poco, non so, non ti è venuta, va bene, basta. Ciao. Perfetto. I kuni, appunto, con le loro maschere, quindi bianche, proprio dipinti di bianco in faccia, con le righe nere che formano dei disegni strani che sembrano quasi demoniaci, che guardano in basso. Quindi avete la ragionevole sensazione che non possa essere qua fuori, o che comunque se è qua fuori non è un problema. Che vuol dire inerpicarsi all'interno della muraglia, quindi scendere sotto al torrione in quelli che sono i labirintici cunicoli che formano la muraglia, alla ricerca di qualcosa, se qualcosa è passato, perché non è detto che sia passato, oppure qualcos'altro, potete fare un po' quello che volete, nel senso, siete liberi di decidere che cosa fare. Potete anche fare un primo tiro per capire come gira il fumo e dove potete, cosa può essere successo, dove potete andare, cioè qui sta a voi. Può essere utile indagare anche sul tipo samurai della pelle scoiattata attraverso le mie conoscenze mediche, oppure no? Certo. Vorrei provarci. Prima però guardo Yuchi intensamente e gli dico Hola. Urlando, perché giustamente faccio molto fatica a sentire la voce è troppo alta. Esatto. Bravo! Dopodiché mi avvicino al cadavere. Dopodiché ti giri, non è morto, Il cadavere. Non è morto. È stato salvato, di fatto. Cioè, gli ha dato la possibilità di combattere. Adesso vediamo cosa gli succederà a sto povero Ishimura. Tra l'altro, al bravo io faccio un salto di mezzo metro perché la voce è alta. No, io mi do un contegno, ma ero seriamente convinto che fosse muta lei. Non mi ha mai parlato. Un attimo di spiazzamento. Però lo nascondo meglio che posso. Kitsuki e Ruma, la caccia è il vostro mestiere. Mm-hmm. Seppure io in maniera infatti, diversa.
la prima cosa che guardo, però, a questo punto, non possono che essere tutti gli altri samurai del granchio che magari si stanno ritirando in questo momento, dopo che c'è stato questo, diciamo, drappello, c'è stato questo momento in cui tutti quanti erano fermi, tutti quanti erano concentrati. Io voglio vedere se c'è qualcuno che ha un passo un po' proprio svelto dai miei gusti ad allontanarsi. Ok, va bene, quindi tu dai un'occhiata tutto attorno, perfetto. Allora, questo tipo di tiro è un tiro di survey più ti direi governo o tattica, uno dei due. I tiri di percezione si fanno con le abilità, non c'è una percezione, ci sono diversi modi per percepire, tipo se stai osservando dei contadini usi lavoro pesante, se stai osservando come porta la spada usi arti marziali di mischia, se stai guardando come vestito usi moda, quindi più tu conosci una cosa più sei in grado di individuarla, che è una buona idea obiettivamente. Io invece un pochino, adesso che mi sono un attimo stabilizzato e con lo scossone che mi ha dato il vocione di Ibine, mi si riaccende un attimo il cervello, la mente da Kitsuki, e certo, a differenza di Ibine, se ho capito bene, che volge direttamente lo sguardo al corpo, diciamo così, io voglio guardare, voglio cercare qualche dettaglio, principalmente mi viene in mente schizzi di sangue lì vicino, nel senso, c'è questa ferita, qualche traccia deve averla lasciata, e magari dalla traccia riesco a capire dove, come, in che direzione. Stai cercando impronte. Esatto. Perfetto. Ok, allora, fate tre tiri. Tu hai fatto il tiro per curare, quindi tu ti sei occupato della cura. Adesso vediamo voi tre. Tiro di medicina, tiro di tattica o governo, e il tuo, ti direi, per come me lo hai descritto, potrebbe essere un tiro di sopravvivenza. Ok. Medicina si tira su che anello? Allora, nel tuo caso, qui tu stai facendo... Tu cosa? Tu volevi ottenere? Spiegami bene l'obiettivo, qui era? Informazione. Cosa è successo? Sì. Sì, okay. Cosa può aver causato questo danno terrificante? Allora, secondo me è un ragionevole... è un tiro di logica, quindi un tiro di terra più medicina. Ok. Stai cercando proprio di studiare che cosa hai capito basandoti sulla logica. Nel caso di Pedro è un tiro di, sondare, cioè ti stai proprio guardando attorno, stai facendo la misura di tutti. Nel tuo caso tu sei alla ricerca di indizi, quindi stai usando sopravvivenza che va dritta al punto. Ok. Vado. Vai Marta. Scusami, non te l'ho detto, il tiro a difficoltà 2? Beh, direi che... ce l'ho, direi che ci siamo. Faccio dei reroll o basta così? Può essere utile? Allora, non hai reroll in realtà? No, non hai reroll, puoi usare un puoi se vuoi dimmi. Vai, no, dicevo, dimmi. Se vuoi puoi devi solo decidere quanti tenerne, se ne vuoi tenere uno in più o no. C'è un turbamento. Tengo solo 3. Beh, allora, decisamente capisco qualcosa da questa situazione. Il turbamento però deve essere qualcosa di profondamente connesso a questa situazione e che mi inquieta assai. Per inquietare comunque i bine potrebbe essere interessante. Cosa scopri, bine? Allora, quello che di cui ti rendi conto è che di nuovo torna il calore, perché la sensazione è quella che la faccia sia stata sciolta o scollata col caldo. Ok? È la stessa cosa che sarebbe successa ad una persona se gli fosse stata bollita la faccia. Ok. Abbastanza inquietante? Decisamente inquietante. Ok. Pedro. Allora, quindi io decido di seguire quindi quelli che sono, è un tiro di tattica, perché voglio vedere come si muovono. Stanno tornando ai loro posti e tutto il resto. Se sono tutti quanti ordinati, stanno andando come dovrebbero andare, dove dovrebbero andare. Certo. E credo che sia Daria l'anello. In questo caso
In realtà sei molto, è sempre acqua come anello, eh? È sempre acqua. Sì, perché stai comunque facendo, un'osservazione di massa. Stavi cercando un'opportunità specifica? No, però avevo prima tirato una regola. Ah, vabbè. E anche qua il tiro di difficoltà 2, scusami. E lo prendo, lo supero con un turbamento. Ok. Che? Che il turbamento è proprio... è il non lasciarmi condizionare in questo momento dalle mie ansie sugli altri, e questo mi fa passare un attimo un momento, mi rievoca in realtà la mia, solo pensare a questa cosa dice non ci sarà, ok, quindi non mi devo fare distrarre da questa cosa, e questo okay. Però mi fa pensare alla cosa a cui non voglio farmi distrarre e certo. Quindi mi turba. Samu, però riesco, poi vi dico, sì, poi vi dico, ti dico, ve li dico insieme. Samu, ok, allora io sopravvivenza, ok, penso a Aghia. Perché sto giocando qualcosa di molto specifico, quindi sono sì. Uno e due, è buggato, è tutto bianco. Temo che sia tutto bianco, complimenti, non temo che sia un tiro, oh, no. Sei veramente fortunatone, mi sento di dire. Si è rotto tutto. Si è rotto tutto. Non riesci. No, attenzione, tu hai un solo dado di sopravvivenza, ma stai usando. Stai facendo un'indagine, quindi puoi usare il metodo Kitsuki. Esatto. Sì. Il metodo Kitsuki questo caso ti permette. Se non ho capito male, mi dà un dado opportunità. Perché ho Ti dà un'opportunità. Esatto. Purtroppo ti dà un'opportunità sola. Che su un tiro così non è particolarmente efficace, però comunque ce l'hai. Allora, l'opportunità, un metodo non male per utilizzare l'opportunità è, se fallisci, capire come non fallire la volta dopo. Che è molto Kitsuki, di nuovo, impariamo dagli sbagli. Quindi capire come poterlo individuare. Allora, ti rendi conto che la figura, allora vi rendete conto che i samurai che sono qua sopra stanno tornando al loro posto in maniera ordinata, organica e strutturata. Questo non vuol dire, perché potrebbe esserci uno abbastanza furbo da muoversi in maniera organica, ma non così bene, e comunque sarebbe un problema relativo, perché vuol dire che sarebbe in mezzo ai samurai, è un problema molto meno grave che se per qualsivoglia motivo riesce a superare la muraglia. Quindi in realtà ti senti abbastanza sereno a lasciare quest'area. Dall'altra parte, Samu, ti rendi conto che non sei riuscito ad individuare assolutamente niente di quello che avevi di fronte, purtroppo, ma hai la sensazione che questa figura sia molto abile, ma non stia toccando terra, cioè non vedi nessuna traccia attorno che si diriga in una direzione diversa da quelle dei samurai della muraglia che andavano verso il fondo della muraglia. Quindi la tua sensazione è che questa creatura si sposti o voli o non c'è, oppure si sposti o voli o comunque non abbia bisogno di toccare terra. Ok, quindi probabilmente devi provare a spostarti in un'altra area e cercare segni che non sono sul terreno, che siano in alto, che siano ragnatele smosse, che siano graffi sulle pareti, ma non per terra. Ok. A questo punto volete fare qualcos'altro fuori? Volete scendere dalla muraglia o volete entrare nei labirinti del torrione? Questa domanda quasi metagame. Questa nuova missione soppianta il mio dovere di dovermi sottoporre alla... No, assolutamente no. Quindi io adesso devo andare a fare quella roba lì comunque. Non adesso dovete... No, quello è una cosa che si farà nei prossimi giorni. Ah, ok. Sì, quindi la priorità è questa. Sì, adesso questa roba qua. Questa è una roba di una notte.
Ok, perfetto. Allora io rivolgo lo sguardo verso i bine nuovamente e dico, quindi procediamo perlustrando la muraglia stessa. Ti guardo, indico ancora il cadavere, non cadavere, il tipo che non è ancora È morto, ferito? è morto, cioè non c'è niente da fare. Perché è morto? Il wannabe cadavere, lo indico, ti guardo e dico, ustione primo grado. Io mi sono fatto l'idea che, cioè nel senso, quando io parlo con Ibine, mi accorgo che lei praticamente mi legge il labiale, quindi devo cercare di stare attento a parlarle frontalmente, o più o meno mi sente. Allora, in generale, qui se vi sente o no, decide lei, Infatti. decide Marta, però tenete conto che lei dovrebbe essere in grado di gestire una vita da samurai, quindi deve comunque essere in grado di vedere qualcuno che gli parla, se no non potrebbe fare il samurai. Certo. Quindi deve essere funzionale come disabilità, altrimenti non funzionerebbe. Poi possiamo tirarla un po', però, cioè, samurai cieco è una cazzata, chiariamoci, però lo puoi fare, ok? Quindi deve essere in grado di percepire alla Devil, se no non ne usciamo. Quindi più o meno lei può essere in grado di percepire. Se lei in un tiro decide che le fa comodo non sentire, nel senso che non sentire crea quel gioco di svantaggio punto vuoto che serve, allora ha senso farlo. Però di solito è uno svantaggio aria, quindi quello che lei farà fatica a capire sono le sfumature. Ok. Cioè se tu fai la battuta, lei farà fatica a capirla. Perché non Se tu coglie dici bene il una cosa tono. chiara, lei dovrebbe capire. Esatto, lei dovrebbe Ok, capire. La sfumatura è difficile. ok. Allora io questa cosa la porto in gioco perché stavo per fare una cosa, ma mi rendo conto che con lei difficilmente è fattibile. In più se mi risponde urlando, addio. E quindi mi congedo proprio un istante, dico perdonatemi un attimo, Kuni-sama. E mi dirigo verso Satoshi. È E lì quello. comunque, siete tutti in Sì, zona. no. Il mio intento è camminargli incontro facendogli intendere il seguimi un attimo. Cioè, allontaniamoci Ok, un istante. Se va bene. lui mi dà corda, ovviamente. Cioè, faccio proprio cenno con la Io testa. sì, ti faccio un cenno, ho capito, mi dirigo verso di te, ma io continuo a guardarmi comunque, a guardarmi intorno, ma ti raggiungo. Anzi, perdendo un po' il focus, ho visto che le persone stanno tornando e mi sembra tutto a posto, quindi inizio a guardare intorno, ma scendo e faccio Kizuki-san. Perdonate l'audacia della mia domanda, non vuole essere un'offesa o lenire l'onore di nessuno, ma quanto è probabile che un granchio ferito gravemente possa arrivare a delirare e dire delle cose non completamente vere, perché non vedo tracce di Oni. Non voglio mettere in dubbio le parole, ma è una brutta ferita e il dolore porta brutti scherzi. Nessuno potrebbe rispondere mentendo Aida-sama dopo un richiamo del genere. Non sto parlando di mentire, sto parlando di. Lui magari ci crede per davvero, ma quanto è possibile che la ferita abbia intaccato il suo giudizio? Quanto è stoica la volontà di un granchio. Ci siete appoggiato sopra alla volontà del granchio. E è un chiaro riferimento alla Sì, muraglia. certo. Ok, Che io cosa mi vuoi lascio. ottenere con questa domanda, Sam? Io volevo un po' trasmettergli visto che lui mi ha guardato, mi ha giudicato un po' male durante lo scontro. Voglio un po' trasmettergli il, perdonami il francesismo, lo so che siete duri, diciamo. Quindi a dirgli, so che siete tosti e che reggete, ma quanto è probabile che questo dal dolore sia impazzito e stia dicendo delle cose che non sono vere? Ok, quindi tu stai facendo stai soppesando la verità, stai cercando di Esatto, capire se esatto. secondo lui questa cosa potrebbe, cioè è vera per forza o no. Ok. Esatto. Visto che non ho trovato tracce e visto che non mi piace l'idea di un Oni che peraltro vola. E quando lui mi risponde così, con una risposta così sagace, Ok.
io da Dago apprezzo comunque questa cosa, quindi mi scappa un sorriso. Non mi sento svilito o deriso da questa cosa, anzi, cioè, ha detto una gran bella cosa, secondo me. E quindi gli faccio semplicemente un cenno e dico: beh, allora guidateci a caccia di Oni. Ok, allora, facendo questo, con queste parole tu stai assegnando a lui il comando. Sì, nella mia testa c'era anche questo in realtà, cioè si è immediatamente palesato un po' come... Che la motivazione di questa cosa è che tu vuoi... che io qua non so come muovermi. Quindi io di sicuro ho bisogno di una guida, quantomeno all'interno della muraglia. Ok. E che comunque, per quanto Ibine si sia dimostrato assolutamente una roccia per noi, ha comunque un problema di sordità, quindi non posso permettermi di fare un discorso sottovoce con lei che mi risponde: assolutamente no! Avremmo un tantino attirato l'attenzione, quindi... Ok, questo è interessante come punto. Va bene, ok, d'accordo. Ti è stato assegnato il comando, quindi Pedro. Prima di nessuno andrò... niente in contrario. Dimmi. Prima di andare oltre, io in verità volevo fare un'ultima cosa. Vai. E, se posso, non so se... Volevo provare a usare, mentre loro analizzavano il corpo, l'ambiente, eccetera, io volevo usare comunione con gli spiriti per sentire cosa i kami potessero raccontarmi su... quello che c'è, innanzitutto se ci sono kami, perché magari non ce ne sono e questo mi potrebbe fare dire: ok, c'è qualcosa che li ha spaventati evidentemente, e un Oni mi sembra abbastanza spaventoso da... Se invece ce ne sono, gli chiedo: hai visto qualcosa? Qualcosa? Allora, i kami sono creature abbastanza difficili da con cui interagire. In questa situazione, dopo una battaglia, non è probabile che loro abbiano capito che cosa è successo. Probabilmente saranno agitati, però niente ti vieta di fare una prova. Però tenete conto che passa dell'altro tempo. Okay, tutto allora, quello che fate da adesso richiede del tempo. Quindi tu hai curato e hai fatto... tu hai curato, lei ha fatto il suo tiro di medicina. A livello di tempo, più o meno adesso è passato ancora poco tempo. Se volete prendervi più tempo, ricordatevi che siete... ci sta, ricordatevi che siete... sostanzialmente, potenzialmente, in un inseguimento. Infatti la scelta che adesso avete voi è: o provare a scendere dalla muraglia con gli argani e capire se se n'è già andato o se è saltato giù o qualcosa del genere, oppure infilarvi dentro la muraglia a vedere che cosa è successo. Tutto quello che fate, compresa comunione con gli spiriti, che comunque ci sta, vi farà perdere del tempo. C'è un orologio che ticchetta, mettiamola così. Okay. C'è una canna di bambù che batte ritmicamente sulla roccia. Allora, io lo faccio per sedermi. Se qualcuno mi ferma, mi fermo. Io ti fermerei, inviterei... Mi giro una volta che Hidetaka mi dice questa cosa e mi rivolgo, torno sui miei passi invece verso Ibine Mokuhiro e gli dico... Kunisan... Onorevole Yuchi, dobbiamo fare in fretta. Il mio signore ha dato l'ordine di portargli la bestia e dobbiamo essere sulle sue tracce prima che sia troppo tardi. Non avendo visto disordine tra i prodi samurai del granchio nella loro ritirata, suggerirei di scendere nei cunicoli. Sono d'accordo con questa idea. Se se n'è andato, non ha senso inseguirlo dopo tutto. È molto più pericoloso. E mi giro soprattutto rivolto verso Mokuhiro. Parlo al plurale, ma mi rivolgo soprattutto a lui. Possiamo fare affidamento su di voi? Ma certo, Satoshi-kun, non hai che da chiedere. Se mi lasci 5 minuti provo a parlare con i miei amichetti, ma se sei così fiducioso della tua intuizione, andiamo. 5 minuti sono
molto tempo. Tantissimo. Ok, Ibine prende in mano la situazione, poiché è impaziente, e va verso Yuchi, si inchina, gli prende un braccio e tenta di sollevarlo. Ok. E io dall'alto del mio uno di fuoco mi lascio sollevare. Allora, questa lo puoi fare, però è una violazione. È una rottura di un dettame del Bushido, perché è un gesto estremamente scortese, cioè accettabile. Come sempre, l'onore è una moneta, tra virgolette, con cui ti risolvi un problema, paghi per risolverti un problema senza doverti fare sbattimenti. Okay? Quindi sostanzialmente questi qui sono in realtà poco, perché tu sei un granchio, quindi la cortesia è considerata molto meno, però sarebbe una rottura di onore, una violazione di cortesia, che è la formalità, non è il fatto che sei scortese, è proprio la formalità che viene interrotta, lo tocchi, l'hai già fatto una volta tra l'altro, quindi lo costringi a fare quello che vuoi sostanzialmente, ti costa, tu quanto hai di onore? 30 qualcosa. Sì, basso. 34 mi pare tu abbia. Okay. Vuol dire che ti costa in realtà solo un punto, perché sarebbero 3 punti in meno dimezzati, perché sei un granchio. Quindi un solo punto di onore, però ti costa. Cioè è un po' aggressive come gesto. Perfetto, va benissimo. Okay. Sì. In questo modo... Appena si alza, però, io mi inchino di nuovo. Ok, va bene. Per scusarti. Cioè. In verità... Io non faccio troppe pieghe, perché anche gli unicorni sono abbastanza poco cortesi, quindi il gesto in verità mi lascia più sorpreso per l'inaspettatezza. Poi mi do una pulita alle maniche. Bene, direi che abbiamo una soluzione. Prego, onorevoli colleghi, fatemi pure strada. Allora mi giro e voglio... con la consapevolezza probabilmente di dove è la mia destinazione e di qual è uno dei punti in cui io posso scendere nelle viscere della muraglia. Quando vedo che muove i primi passi, quindi capisco che ce ne stiamo andando e probabilmente si concretizza un mio timore, dico: Ida-san, non potremmo infoltire un po' il nostro piccolo gruppo di spedizione? Dopotutto voi granchi non siete molto silenziosi neanche in due, tanto vale essere di più. Se stiamo cercando un Oni, lui saprà che lo stiamo cercando. Non è con un piccolo gruppo che risolveremo i nostri problemi. Puoi farlo, questa è una rottura di coraggio. Perché tu vai dal capo dei granchi, che è lì che sta difendendo la muraglia, e gli dice: però dammi un paio di uomini perché siamo pochi. È una rottura di coraggio legittima, non drammatica, però è una rottura di coraggio. Se non è una cosa grave, nella testa di Kitsuki potrebbe avere senso, in realtà. Dipende da voi, esatto, e questo è il punto. Dipende da voi se è una cosa grave o no. Cioè, in sé non è una cosa problematica. Ok, allora, non migliori l'opinione che mi sto facendo del... Allora, non c'è perdita di gloria, non c'è perdita di gloria, perché non stai facendo una cosa scorretta o brutta. Stai facendo una richiesta. In questo momento, in questa situazione, tu ottieni qualcosa a gratis, ma in realtà stai spendendo onore per ottenerla. Ok, allora, se fossi un granchio, allora sarebbero molto offesi. Un granchio non l'avrebbe mai fatto questa cosa qua. Okay. Non così, almeno. Nella testa di Detaka c'è questa consapevolezza? Sicuramente. Ok, sicuramente. Allora nella mia testa c'è il... cioè, sicuramente colgo lo sdegno nello sguardo di Satoshi, e sapevo che l'avrei un attimino triggerato, ma nella mia testa c'è il guardami pure male, ma ti sto salvando la vita. Ok, perfetto. Scusami, tu stai dicendolo a Satoshi o a Ida Kakuryu? No, a Satoshi. A tu? Satoshi. A chi l'hai chiesto? Avevo capito no, Ida. Perché probabilmente hai detto Ida, eh? No, ok, adesso mi torna. È Satoshi come cognome, non è Ida. Ah, no, è Iruma. Ah, Iruma, scusami. No, okay, mi stavo riferendo. Mi spiazzato. Infatti, come si è mosso, ho parlato con lui. Non mi sarei mai riferito. Sei andato dal cristone a chiedere. No, quello sarebbe stato effettivamente troppo, anche per un drago. Ok,
No, va bene, ok, no, allora è un altro discorso, scusami, questo okay. È legittimo, no, no, così è legittimo. Ah, ok. Allora, era molto bello in realtà, io l'avrei apprezzato un casino, c'era anche molto da drago andare dal tizio e dire, ma che cazzo, guarda che siamo, ci siamo mica scemi, cioè, alla fine tu fai forza sulla tua sincerità, dici, secondo me è una minchiata, però chiaramente il granchio ti guarda e dice, oh, va bene, no, buono, ok, no, no, ma allora no, okay. Tranquillo, sta a te decidere se farlo o no. No, anzi, anche il giudizio che cioè, è un po' diverso, nel senso che prima avevi anche scavalcato ed eri andato direttamente dal mio superiore e la cosa mi avrebbe un po' irritato. Però ti rispondo molto fermamente saltando direttamente il tuo problema dicendo in più lì sotto saremmo solo d'intraccio. Non conosci il ventre della muraglia? No, infatti, non lo conosco. Mi affiderò al vostro giudizio, allora. E continuo allora a questo punto sui miei passi. Ok. Vi dirigete verso l'interno della muraglia. La muraglia è enorme. Quindi è anche molto ampia e all'interno c'è un dedalo di cunicoli che scendono, soprattutto verso il basso, si trasforma proprio in una ragnatela di cunicoli, gallerie, stanze, strettoie difensive, cioè è come un castello, come se fosse un lunghissimo castello praticamente, soprattutto sulla parte bassa. Anche perché nella parte bassa ci sono tante aperture, perché i samurai devono poterle attraversare oltre alle porte normali, quindi ci sono porte segrete, è una cozzaglia di marchingegni e architettura raffinatissima, seppur molto pesante da un punto di vista pratico. Scendere vuol dire scendere lungo scale, che sono in cunicoli verticali, entrare in altre porte, cioè in altre stanze che danno su dei piccoli cunicoli stretti in cui bisogna camminare in ginocchio, poi bisogna scendere, insomma, è complicatissimo muoversi all'interno della muraglia e anche persino Iruma non è particolarmente a suo agio, l'interno della muraglia viene proprio usata solo a scopi difensivi e di solito si è quasi sempre accompagnati da un caio. Quindi scende, o comunque da una guida, per così dire. Quindi scendendo senza guida, ma comunque senza, diciamo, rischi seri, vi dirigete verso alla ricerca di qualcosa, perché il problema è che in questo momento non avete tracce. Cosa state cercando? Cioè, qual è la vostra caccia? Cosa avete in mente? Qual è il vostro obiettivo? Banalmente, tagliargli la strada? Quindi cercare di capire quale sarebbe la via più veloce per uscire e poi vedere se qualcosa arriva dall'altra parte, scendere e cercare dei cuni per vedere se è scappato, cioè scendere il più fretta possibile e cercare dei cuni per vedere se è scappato, trovare delle tracce all'interno. Qual è il vostro scopo tra questi o altri? Allora, il mio pensiero è che questa sicuramente non è la via più diretta per scendere dalla muraglia. Se ho preso questa decisione e in quel momento per me era veramente una su due. Ho avuto una conferma che mi ha detto che non è passata di là, forse, non in quel momento. Ok. Quindi ho detto, sta passando di qua, ma se sta passando di qua vuol dire che non vuole farsi vedere. Mm-hmm. Se non vuole farsi vedere vuol dire che non starà, non potrà neanche, perché è un dedalo sicuramente più per lui che per me. Mm-hmm. E sì, quindi non gli devo necessariamente tagliare la strada, perché sennò dovrei sapere che cioè lui avrebbe in mente una direzione dritta per tagliargli la strada. Quindi voglio vedere se c'è qualcosa, qualsiasi cosa fuori posto, cioè da la porta lasciata aperta a qualcosa di che mi fa un tentativo di qualcosa che va da una parte poi va dall'altra, oppure anche solo in realtà una zona più buia. O magari dove all'interno ci possono essere delle torce spente, delle vie più sinistre. Mm-hmm. Ma quella è l'idea. Ok, no, forse non ho capito. Perché stai cercando queste cose in particolare? È una questione di istinto?
Sì. Cioè, nel senso, la zona più sinistra, che, perché la intendi? No, beh, cioè, ad esempio, se c'è una torcia, questo qua non vuole farsi, cioè, nella mia ottica, non vuole farsi provare o vedere. Ok, no, no, ok, 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 ho capito. Stai cercando degli indizi proprio. Stiamo parlando di indizi, però. Ok, perfetto. Sì. Non era questo. Ok, perfetto. Va bene. Qualcuno di voi vuole fare qualcosa di diverso? In realtà anch'io, io sto cercando sempre indizi, in questo caso sangue, cioè se questo si sta tirando dietro o mani insanguinate, okay, una faccia sciolta, certo, qualsiasi cosa, prima o poi dovrà macchiare. Avendo i bine conoscenze teologiche, conosci il comportamento degli ioni? No. Non è, anche perché è difficile conoscere il comportamento degli ioni. Puoi farti un'idea, puoi fare un tiro per cercare di identificare qualcosa o di ricordarti, portarti alla mente quello che sono gli ioni. Un tiro di terra, un tiro di terra e cultura in questo caso, probabilmente, per cercare di capire che cosa può essere, che cosa, quale può essere il contesto. Sarà un tiro difficile, te lo dico. Ok? Yuchi, tu se vuoi provare a fare il tiro per parlare con gli spiriti, puoi anche farlo camminando, non devi stare fermo. Oh. Con la comunione con gli spiriti, okay, è un rituale, ma poi se la usi come azione di interludio è un po' più lunga, ma se la usi come azione di supporto, vuol dire che tu mentre stai camminando ragionevolmente ti guardi attorno e cerchi di interagire con i kami che hai attorno. Perfetto, perché avevo letto interludio, infatti avevo un attimo quel dubbio lì, no? Se posso usarlo, allora sì, assolutamente. Sì. Sì, sì. Comunque ci vuole un po' di tempo, però adesso che siete giù è un problema un po' relativo. L'unico problema di questa informazione che mi avete dato adesso è che nessuno di voi sta guardandosi davvero attorno. Cioè non c'è nessuno che fa la guardia, ha detto brutalmente. Ah, la guardia no. Ma ci sta, ci sta. Allora, voi due sopra, per me siete sopra, cioè Matteo e Samu, potete aiutarvi, ok? Mm-hmm. Qui sta a voi decidere. L'esperto di indagini, l'esperto investigatore è Kitsuki, però è Iruma il caposquadra, quindi dovete decidere se è Iruma che aiuta Kitsuki o Kitsuki che aiuta Iruma. Allora, da un punto di vista tecnico è meglio che Iruma aiuti il Kitsuki, ma non stiamo giocando sui tecnicismi. No, anche perché cioè per me è un ambiente completamente nuovo, lui è la pipista, è quello che ci guida, cioè per me lui è anche i miei occhi, quindi è più senso che sia io che supporti lui. Benissimo. Per come la vedo io. Benissimo. Va bene. Sì. Allora, che abilità useresti? In questo caso, forse criminalità. Allora, tra quelle mestierali avrei usato lavori pesanti, in realtà. Perché sei all'interno della muraglia e della struttura che fa la differenza. L'altra che potresti usare è sopravvivenza, l'ultima che potresti usare è teologia. Sopravvivenza, allora. Ok. Samu ti sta dando aiuto, ti sta assistendo. Samu ha sopravvivenza, se non ricordo male. Sì, sì. Quindi tu tiri un dado bianco in più e tieni un dado in più. Tanta roba. Nel frattempo... Prego anche usare un punto vuoto. Perché no? Perché in questo momento mi sembra abbastanza, secondo me, abbastanza catarti. Quindi. Perfetto. Allora, il tiro a difficoltà 3, scusami, non te l'ho detto. Ok. Ci siamo. Beh, sti cazzi. Che pioggia. Aspetta, 4 mi sembra tanto. Non hai 4 di... Ah, perché il punto vuoto, certo. Il terzo me lo dà... Cioè io... Pioggia di dadi. Esatto. Tutto, tieni 5 dadi. Pioggia di dadi. 5 dadi. Bello, bello. Quindi... 1000. 1000. 1, 2. Nel frattempo, mentre seguite la strada, adesso vi faccio anche tirare, ma nel frattempo... Ad un tratto, la bestia. A un certo punto fermati, Non ho finito. Ok.
Ok, beh, non sono pochi, eh. Vedo 5 successi, 3 turbamento e un'opportunità. L'opportunità penso che in questo caso la userò per mitigare il turbamento, e gli altri due invece me li prendo. Ok, va bene, gli altri due te li prendi. Turbamento dato da? Beh, vabbè, io stanno seguendo Loni, non è difficile. Ah, ecco, esatto, essendo stato che state assistendo, potete splittare il turbamento se volete. Sì, va bene. Tu ne devi prendere almeno uno, però puoi passarlo anche a Sam. Cioè potete giocarvelo, quindi potete prenderne uno tu, due lui o viceversa. Allora è uno e uno, e probabilmente la scattosità di alcuni movimenti, magari dietro c'è un angolo, rivela un po' l'ansia di avere un po' timore di quello che potrebbe essere dall'altra parte. Certo, ed è esattamente quello che magari anche. Perfetto. Tu stai parlando con gli spiriti, tu stai facendo invece il tiro di teologia per ricordarti sulle cose sugli oni, ma mentre voi state facendo questo, ti fai un'idea. Hai la sensazione che qualcosa di qua sia passato. Le ragnatele è come se si fossero ritirate, e qua e là vedi la polvere smossa, è come se qualcosa stesse generando del calore, ok? Ma è difficile riuscire a capire cosa, però qualcosa deve essere passato di qua. Ne hai una sensazione abbastanza chiara, hai fatto molti successi, la sensazione di calore è ancora persistente, quindi non è passato da tanto. Ad un certo punto entrate in una sala, state per mettere un piede all'interno della sala quando alle vostre spalle sentite un urlo, sentite fermi. Alle nostre spalle. Alle vostre spalle. È pieno di cunicoli, quindi ci sono 100 cunicoli da cui una figura può essere comparsa. Però sentite una voce molto forte e anche allarmata che urla fermi quando state per entrare nella sala. Mi fermo a distante e mi giro. La sala è una sala abbastanza ampia. È proprio un salone, siete ormai arrivati alla base della muraglia. Adesso vediamo i vostri due tiri. Quando un ragazzo sbuca dalle vostre spalle con una torce in mano e dice non da quella parte, e vi fa cenno un cunicolo che c'è sulla destra. E ha un mon visibile? Ha il simbolo della famiglia Caio, che è un muro con davanti una chela. È un ragazzo giovane con un kimono grigio con il mon dei Caio. Porta un daisho, quindi ha una katana wakizashi, quindi è un samurai, esattamente come voi, anche se molto giovane, con un berretto nero piegato sulla parte posteriore, con le basette rasate, e vi dice, non da quella parte, samurai, il mio signore ha appena ricostruito la trappola che gestisce quella stanza. Fiolo, allora in che direzione dovremmo andare? Il cunicolo sulla destra. C'è un altro ingresso alla stessa stanza, non correrete pericoli da quella parte. Io guardo Satoshi e Ibine. Io non direi difficilmente direi di no a un Kaiu sul qua sotto, per quanto sia giovane. Fiducia totale. Venite, dice, seguitemi, prende la torcia e si dirige verso il cunicolo. In fondo al cunicolo c'è un altro samurai, la famiglia Iruma. Lo vedi, lo riconosci perché lo conosci, che si chiama Yaginobaba. Guarda, vi vede arrivare e dice, Satoshi-san, è un piacere vedervi. Cosa ci fate in questo castello? L'onorevole Yaginobaba, purtroppo Hidakaku Ryusama ci ha inviato alla ricerca di un possibile intruso e cerco di comunicare con un cenno a seguito dell'attacco di stasera. Il giovane dice, se un intruso è passato da queste parti è sicuramente caduto in una delle mie trappole o in una delle trappole del mio signore.
quindi dubito che siate sulla strada giusta. Nel frattempo entra nella stanza e vedete che cammina su un pattern definito, cioè sta seguendo delle piastrelle. Mentre lo fa, io gli chiedo esattamente in cosa consiste una trappola. Si gira verso di te con un sorriso smagliante e dice: voi dovete essere del clan del drago, vero? Riconosco il vostro mon, ma non quello della vostra famiglia. Sono della famiglia Kitsuki, clan del drago. Si inchina e dice: il mio nome è Kaiu Ayate. Sono allievo di Kaiu Shimura, che è un noto costruttore della muraglia. Mm-hmm. Per chi di voi fa parte del clan del granchio, una personalità, cioè un grande maestro del muro. Questa trappola è stata appena rinnovata. Vedete, quelle leve, dice puntando il dito verso, anzi puntando una stecca, proprio un metro praticamente, una stecca lunga un lì, quindi lunga esattamente quello che serve per misurare una... Dice, vedete, quelle travi sono fatte per cedere se viene fatta la giusta pressione. Entro un certo perimetro crolla solamente una parte del soffitto. Se viene mosso nella maniera corretta può far crollare l'intero pezzo di muraglia sopra quello che viene sepolto qua dentro. Ok, quindi direi che se scatta una trappola ce ne accorgiamo abbastanza chiaramente. Dipende dalla trappola. Se siete passati da una stanza poco più indietro, quattro cunicoli sulla sinistra, probabilmente avete evitato una fossa all'interno della quale ci sono degli spunzoni, quella non farebbe rumore. E quando mi dice così io giro lo sguardo un pochino di rimprovero verso Satoshi e dico: sì, è esattamente quello a cui stavo pensando. Tu, Satoshi, sapevi che c'era la trappola e l'hai evitata per la crona. Sì, ma non ce l'ha detto. Mi avrebbe fatto piacere saperlo. Avremmo perso troppo tempo se vi dovessi elencare ogni cunicolo, buca, fossa, piastra, lastra. Ma, giovane Kuni, temo che ciò di cui siamo all'inseguimento potrebbe non muoversi come convenzionalmente ci si aspetterebbe da un samurai. Intervengo nel discorso e urlo forte: l'Oni vola! Ah. Oni? Sì. Un Oni all'interno della... Dimmi. A quanto pare stiamo dando la caccia a un pericoloso Oni, quindi se la vostra trappola si attiva solo con la pressione, beh, potrebbe averla scavalcata anche abbastanza facilmente. Un Oni all'interno della muraglia è una rarità. Ci sono protezioni all'interno di questo luogo, non è così scontato che un demone possa passare. Ma non è neanche così scontato che non riesca. È per questo che siamo qui ad accertarcene. Comprendo quello che dite. Ma se quello che dite è vero, e non ne dubito, il pericolo è ancora più grande. Bisogna raggiungere l'uscita e chiedere al maestro Kuni, che la presiede, se qualcosa è passato di qua. Posso portarvici, venite. Sarebbe un indizio. Ti ringrazio, giovane Kuni. Vi rimettete nei cunicoli oltre la stanza. Vi rendete conto che il Kuni, famiglia Kuni è una famiglia di ingegneri e di architetti, è superiore di rango a Yaginobaba. Yaginobaba lo tratta come se fosse superiore di rango. Dato che Yaginobaba è del vostro stesso rango, probabilmente è superiore di rango a voi. Potrebbe essere per mille motivi, figlio di uno importante piuttosto che qualsiasi altro motivo, però probabilmente lui, perlomeno lui lo tratta in maniera più accorta. Ora devo tirare un istante, poi so che dobbiamo staccare, quindi Samu, sei tu che a un certo punto mi tagli la lingua. Io devo però tirare una cosa importante.
Cioè, devo tirare per vedere se Loni vi ha fregato. Ai ai ai. Maldito. E lo scopriamo subito. È andata così bene, eh? Non gli è andata così bene. Sì, ma io ho paura degli esplosivi del master maligno che continuano. Quindi keep, teniamo 2, 3, 4 e cazzo è 7. Bello. Ritenta, sarai più fortunato. E lo spazio ti frega sempre. Sì, tutte le volte. E aggiungiamo, oh dai, uno black, dai, non è difficile questo. Attenzione. Molto morbido. Bene. Allora, vi rimettete nel cunicolo successivo, da cui si intravede la luce, perché questa sala è l'ultima trappola che permette il passaggio verso l'esterno, quindi è l'ultima, di fatto l'ultima difesa. Ma mentre camminate, Iruma si accorge di una cosa. In questo momento, di fronte a te ci sono Kaiu Ayate, Iruma Yaginobaba, Yuchi e Yuchi Mokuhiro e Kuni Ibine, che si stanno dirigendo a passo spedito verso l'uscita. Intravedete là sul fondo la luce della luna che passa da una porta. Okay, la luce della luna sembra un faro. Il dio luna questa sera ci guarda, ci vede, vede con molta attenzione, sta guardandovi con molta attenzione, e c'è questo faro di fronte a voi. Stranamente, tu hai una sensazione di calore alle spalle. E ti accorgi che dove state passando adesso le ragnatele non sono smosse e la polvere non è bruciata come avevi visto nel passaggio precedente. Freno subito, mano al Daisho, mm-hmm. E preoccupandomi prima in realtà di del giovane Kuni, mi fermo e dico: so che non è ancora passato di qui, è dietro di noi. Oh. Vi fermate tutti e lo faccio urlando, cioè urlando a voce forte, dichiaratamente, parlando a Kuni-san. Ok, Kuni-san è Ibine, dici? Stai urlando a Ibine? Ok, perfetto. Kaiu, scusami, Kaiu-san. Ah, Kaiu, perdonatemi, sbagliato, okay. Tutto. Kaiu-san. Lui si gira guardandoti negli occhi. Ok, si gira guardandoti negli occhi con gli occhi sgomenti. Yaginobaba mette la mano anche lui alla spada e si guarda attorno cercando di capire dove. Dietro le vostre spalle c'è solamente una figura. Una figura, cioè? C'è solamente Kitsuki che vi guarda. Kitsuki. Ti stanno guardando tutti? O stanno guardando tutti alle tue spalle? Esatto, io sono un attimino... Non mi giro, perché voglio leggere sui loro volti se stanno guardando me o stanno guardando qualcosa oltre me. Voi cosa stai facendo? Io sto guardando oltre, perché non sto dando per scontato che sia una casualità, perché mi è stato dietro fino a quel momento, perché io ero avanti e le ragnatele erano smosse. Quindi il passaggio era qualcosa che non era causato da Kitsuki, per me. Quella sensazione, guardano, di calore. Guardano attraverso te.
alle tue spalle. Io avanzo oltre te, sfoderando la Kabutowari. Superi Kizuki. Dietro le vostre spalle c'è solo la stanza che avete appena lasciato. Sento calore? Non particolarmente. Io nel momento in cui Ibine mi supera, anch'io mi giro con lo sguardo inizialmente per seguirla, poi per vedere se c'è qualcosa dietro che mi minaccia. Mm-hmm. Avevo già una mano pronta sul bastone, ma mi rilasso e... Satoshi, che cosa ti ha allertato? Dietro di me c'era solo quella stanza, giusto? La stanza sì. Che ci ha fatto... Sì, siete appena lì, siete proprio lì fuori. Corro mm-hmm. nella stanza, se posso. Sì. E non so se c'è qualcosa o se no sono io che metto sicuramente un piede dove voglio, cioè so che non dovrei mettere un piede e mi ritiro il più in fretta possibile. Ok. Minchia. Cioè ti fermi per un istante, stai, ma nel senso che stai... No, no. Cioè voglio fare scattare, voglio far crollare questa uscita. Allora, se fai crollare, se metti un piede sulla trappola, la trappola ti cade sulla testa. Vai. Devo. Non mi sembra, se non c'è niente che posso buttare per terra e fa che possa, tipo, non lo so, da qualsiasi cosa... Allora, tu devo. Non sai come funzioni la trappola, questo è il problema. Esatto. Quindi non hai idea di che cosa possa succedere, ma una trappola fatta per essere finale, di solito è finale, potrebbe far crollare anche i cunicoli a fianco, eh? Molto potresti stare uccidendo, potresti stare uccidendo tutti. Però non lo so, è un rischio calcolato in questo caso. Avrei qualcosa da ridire. È un rischio molto calcolato. Sei sicuro? Sì. Lo vedo mentre fa questa cosa? Beh, presumo di sì. Io... Se posso, chiamerei Cliffhanger sul sì di Satoshi. No, oh no! È molto... L'ha presa troppo in parola. Mi sembra un po' esagerato, se posso dire la mia modesta opinione. Signor Master! Aveva toccato qualcosa. Quindi... Ha messo le mani. Ha messo le mani. Signor Master. Noi rimaniamo... Troppo Cliffhanger così. Così esatto, cioè mi sembra un po' troppo. E niente, quindi signori, total party kill inizio seconda sessione, tutti morti? Non lo sappiamo, sappiamo solo che un Kami ha preso possesso dell'iPad di Musta e gliel'ha spento. E niente, è fin chat ragazzi, fortissimo. Speriamo che Musta non ritorni con la faccia sciolta, è veramente impetuoso. Provo a parlare con Kami, ma non so quanto riesco a fare. Attenzione, ho sentito un pop. Eccolo. Vediamo se sistemo tutto al volo. Perfetto, ci siamo. Ci stavamo preoccupando. Era un po' troppo quel fag. Esatto, è stato stupendo. Oh no. Oh no, lag. Di nuovo. Questo è l'Oni, No, è troppo potente, vero. Ragazzi. Beh, raga, quindi ritirata a questo punto. Noi è ritirata, dai che ci cala in testa la muraglia. Beh, un pezzo. Non è tutta. Un pezzo. Cioè, quelli pezzo, sopra stanno benissimo, eh. Sì, immagino. Ma sì. Sarà che ci vuole. Chiude tipo i libri pop-up. In chat dicono rimane... Vabbè dai, la creazione era così bella, la creazione del personaggio era così scende bella. Solo di un piano in realtà, cioè rimane molto stabile ma scende sì. Di un piano, dopo bisogna ricostruire un altro sopra, non sotto. Niente, Musta ingegneria granchia. Vabbè, ma è bello, se ne è andato felice da... Sì, se ne è andato molto felice sadico. Siamo scombinati di nuovo e vabbè. È stato un cliffhanger troppo potente per poterlo gestire. Gravissimo, gravissimo, aggiungo. Altro che... Proprio pizio. Sì, così ottimista? Propizio, cioè è crollato proprio quando doveva. Ah, ok, in quel senso, perfetto. Se è crollato 2 minuti prima è fastidioso, così ci sta.
Vero, vero, questo è assolutamente corretto. Sicuramente la precisione è stata importante. Ok, no, c'è scritto sul gruppo che si è spento l'iPad. Ah, secco proprio. Non avevo capito io. Adesso vediamo se si ripristina. Perché credo è finito. Beh, un finale molto bello. Molto bello. Farlo apposta non veniva così bene. Verissimo, assolutamente. Beh... Addio Musta, insegna il ninja agli angeli. Eccolo qua che è tornato, vediamo. Scambiamolo. Musta. Eccoci. È stato bellissimo. Mi sì. È esploso tutto. Mi si è spento il telefono, l'iPad, mi è esplosa la keyboard, tutto. Mi si è spento tutto. E sapete, miseria. Ho messo Blair Witch Project, per cui posso anche fare l'effetto... Oh mio Dio. Troppo, è la muraglia che crolla quella. No, si è bloccato di nuovo. No, ne ha abusato e... Questo però meriterebbe un piccolo screen, questa pressione. Sì. Sì, più o meno ti sentiamo. Eccolo. Problemi fortissimi. Posso fare l'effetto cheat? Lo sta facendo troppo bene. Pronto? Sì, cosa? Io non ho neanche sentito la domanda. Se riusciamo a sentirlo, ma ora no. Adesso forse. No, vai e viene. Vai e viene. Vai e viene. Forse, sì. Sta succedendo qualcosa nella forza. Questa la trappola è stata efficace, ho travolto solo un fatto crollare il master la trappola, bellissimo. Pedro, è talmente fuori di testa quello che hai fatto che l'hai mandato in crisi, hai fatto crashare il master. Sì. Adesso mi sentite o sono ancora in Adesso sì, adesso sì. Sì, adesso okay, sì. Mi è... Proprio... Allora, non devi parlare di quello che è successo, quando lo nomini crolla tutto. Bisogna solo dimenticare. Come Space Girl. Esatto. Proprio vai senza video. Vabbè, ma tanto il cliffhanger l'abbiamo fatto. È mai. E... Va bene così. Tutti a casa a sto punto. Sì, tutti a casa. Anche perché il master non può fare TPK se non c'è il master. Hai capito la trappola? Outstanding okay. Move, ragazzi. Alzo le mani. Chapeau. Attenzione, potrebbe funzionare. Forse sì, sei. Ok, non diciamo funzionare. Più niente. Che appena nominiamo, crolla. Adesso mi sentite? Sì. 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 Okay. Guarda, tutto è successo. Ancora di più. Adesso è saltato anche il router. Non so cosa. Pure. Sì, sì. È caduto tutto. Ok, Pedro, dicevo, forse è meglio se non la schiacci la trappola. Perché sembra che succeda di tutto quando lo fai. io lascerei il dubbio. Fermo, no, non è una buona idea. No, mi piaceva la leva. Mi piaceva il cliffhanger sul sì, era molto benvenuto il cliffhanger sul sì, però con meno telecamera che perde. Quindi, allora, no, chiudiamolo con un cliffhanger serio, nel mm-hmm. senso che lui si avvicina a mettere il piede sulla trappola. Il ragazzo urla per fermarti. Quando Kitsuki gira la testa per vedere, cioè si gira verso di voi, cioè verso di te, Iruma, che lo hai superato, e anche Kuni l'ha superato, lui si gira completamente e Yuchi, sei l'unico che noti sulla sua nuca un baluginio bianco. E per un istante i suoi capelli vengono smossi dal vento che arriva dall'ingresso della caverna, del cunicolo, e sotto i capelli vedi una bocca.
e su cui possiamo mettere il cliffhanger, okay, che così ha un po' più senso di prima. C'è stato un po' di, come dire, un po' di caos nella connessione, ma a parte questo, delicatissimo. Da qualche parte è scattata. Ok, senti il culo che si stringe. Direi che ci siamo. Tutto risolto. Bene. Scusate il caos tecnologico. No, ma tranquillo. Non doveva saltare tutto assieme, è stato molto divertente. Però tempismo veramente impeccabile. Cazzo, ma precisissimo, l'avessi fatto apposta non sarei mai riuscito. Infatti. No. Sembra proprio che l'avessi messo giù, ho detto basta, me ne vado. Infatti adesso esatto, rientro neanche, faccio questo mic drop totale, esatto, completo, proprio pelo buttato per terra e via andare. Super no, mossa. Non era previsto, diciamo, non era esattamente previsto. Tra l'altro adesso sono attaccato alla corrente in una maniera imbarazzante. Mi guarda male. Ecco. Salterò per aria, adesso spengo e salto per aria. No. Almeno portiamo a termine la quest. Comunque, chiudiamo sul sorriso, sul sorriso della nuca di Kitsuki. Sì. E vediamo dove ci porta la prossima volta. Non mi esprimo alla riguardo, sono un po' turbato. Beh, immagino. Non capita tutti i giorni, vero? Mi turberei più per il fatto che ti stanno per arrivare una valanga di schiaffi sulla nuca. Proprio? Presente lo schiaffo del soldato, uguale. Coppini. È possibile. Coppini fortissimi. Stai tranquillo, questo non vuol dire, cosa che so che a molti giocatori dà fastidio, non l'avrei mai fatto. Non è, cioè, tu sei tu. Sì, sì, sì. No, l'avevo immaginato. E per questo meriti ancora di più di morire. Cioè, esatto. Un ospite, ma sei tu. Cioè, no. Perfetto. Quindi la domanda è chi sei tu? Non era proprio il tuo... stavi cercando di capire. Sì. Perfetto. Sei un demone orribile che deve morire. Perfetto. Ma non ti preoccupare, no, tanto Pedro sta per schiacciare il pulsante della fine del mondo, che oltre a far cadere la connessione del master è anche in grado di uccidere tutti i personaggi in un colpo solo. Quindi... Beh, signori, è stato un piacere giocare con voi. Possiamo adesso... iniziare altre 6 ore di creazione di personaggi. Bello, sono piaciute talmente tanto a tutti che abbiamo deciso che non ci piace giocare. Per farla durare poco, e quindi per farla durare poco ci siamo mossi in questo modo. Per farla durare poco abbiamo schiacciato la trappola fine di mondo. Però dai, è troppo bella per non schiacciarla, ti capisco, Pedro. Dai, c'è la trappola. Tienila lì, vediamo. Secondo ci me tornerò. Secondo me ha senso. Un po' sì, letale, ha senso. Marginale, però. Cosa. Insomma, dettaglietto. Vabbè, dai, spero che vi siate divertiti, scusate le difficoltà tecniche. Adesso ogni volta ne ho di nuove, tra l'altro. L'ultima volta non avevo la connessione che non andava, la connessione l'ho risolta, adesso la rete non si spegne, perfetto. Andiamo benissimo. Se avete delle domande o qualcosa da chiedere, chiedete. Ok. Dico a voi in generale, ma tanto poi. Per oggi sono sazio. Sì, sì, altro che. La chat con... Allora io direi di poter ricordare un po' gli appuntamenti che ci aspettano da qua lunedì prossimo. Vada, come no. Allora, prima di tutto, non so ancora esattamente quando, ma questa settimana ci dovrebbe essere un annuncio molto importante sulla Leggenda dei Cinque Anelli, un annuncio goloso, dico solo questo, a voi 80 persone che siete rimasti con noi fino alla fine. Una cosa molto golosa, molto interessante e potrei dire anche inaspettata. Oh. E poi direi che invece aspettiamo anche tutti con ansia giovedì per la Leggenda dei Cinque Anelli. Super teaser, arriva non quarta... diciamo niente. No, super teaser non diciamo niente. Teaseratissimo, va bene. Comunque una teaseratissimo e malissimo. Va bene, è figo, un gran bel annuncio. Ottimo. E giovedì invece cosa ci aspetta alle 8 di mattina? Giovedì alle 8 del mattino c'è il secondo giro di Zakaia del Piccolo Maestro. Stavolta scendiamo un po' più a ravanare nel pacchetto dei clan e sarà divertente. Adesso ci sono i tre episodi sono usciti lunedì scorso, sono andati bene, devo dire. È stato interessante anche la risposta. E giovedì abbiamo il prossimo episodio, giovedì alle 8. Quindi
se siete ancora qua vuol dire che siete interessati, per cui io una scottatina gliela darei. Sì. Sembra una buona idea. Perfetto. Magnifico. Poi settimana prossima. Settimana prossima partiamo. Partiamo in tromba, diciamo. Col pulsante. Beh, magari col pulsante no, però. Settimana prossima chiudiamo questa sessione ormai nella prima mezz'ora, perché in realtà eravamo lì lì, sono andato lungo come al solito, poi lo scontro si è dilungato un po', ci siamo un po' persi sulla sigla, secondo me abbiamo perso, ho fatto un po' di esperimenti, però va bene, quindi chiudiamo l'inizio della prossima partita e poi iniziamo subito con quella che di fatto è una lunga partita di 3 sessioni, lì ci stiamo dentro la grande. Perfetto, nice. Va bene, allora io direi un bel liberi tutti, anche perché se ho capito bene Musta è in una posizione piuttosto scomoda. Abbastanza scomoda, in questo momento sto reggendo il mio iPad e la mia keyboard tenendomi così, però vabbè, in realtà sono sotto la mappa del corno. Ah, perfetto allora, ringraziamo i folli che sono rimasti fino alla fine, anche se abbiamo sforato di 40 minuti e ce l'hanno fatto molto pesare in chat, ci hanno dato dei bugiardi. Però sono rimasti, ma poi comprano bugiardi golosi, esatto. colpa mia, io sono abituato, le partite finiscono a caso, non c'è l'orario per finire partita, non ho mai sentita sta roba dell'orario per finire, sacrosanto, l'orario per finire partite è quando chiudono le crossanterie al mattino, cioè cos'è sta roba di andare a dormire, oh. Siete anche giovani, sopravvalutati. Dormire non io sono. Ribadisco che ci si riposerà quando saremo 6 piedi sottoterra. Bravo, giusto. Sono d'accordo. Non manca molto per me, quindi solo darci dentro finché non e fai il chat per Pedro, ragazzi, mi raccomando. Ciao a tutti. Va buono, io darei la buonanotte a tutti quanti, invito rispettivi appuntamenti fissi un po' di tutti noi e poi soprattutto con questo gruppo lunedì prossimo, solito posto, solita ora, che continuiamo e cerchiamo di capire perché ho una bocca demoniaca sul coppino. Sono quasi sicuro che ieri mattina non ci fosse. quasi sicuro, c'è la sciarpa dietro che magari non me ne sono mai accorto. Succede, vorrei un attimo. Ma sì, ogni tanto tu non te ne accorgi, ma stai andando a dormire, c'è una bocca qua. Che cazzo? Uno si gratta, dice, ah, che cazzo? Ma dove sono sti denti? Da dove sono usciti? Che brutta scena, madonna. Va buono. Ciao a tutti, ragazzi. Buonanotte, ragazzi. Grazie mille della compagnia. Buenas noches. E notte. Alla prossima. Ciao a tutti.